E quello che state ascoltando è il primo podcast di samurai italiano. Samurai vestizione. Quello che state ascoltando è il primo podcast di giochi di ruolo dal vivo in italiano. Non solo in Italia, perché siamo anche 311esimi in Brasile e 326esimi in Russia. In rapida ascesa. Grande, vedi. In rapida ascesa. Fumble è un podcast che fa parte di QWERTY, quindi ci potete trovare su fumblegdr.it, su QWERTY.it, su Spreaker, su Spotify, sulla nostra pagina Facebook, su YouTube, su Google Podcast, su iTunes e su qualsiasi altra app che tra lega poco dei file sulle, sugli aerei con i cartelloni. Esatto. Non solo, spiaggia dell'Adriatico. Non solo, quello che stiamo cercando di fare è anche conquistare alcune di quelle number radios della Guerra Fredda, ah, sì, per trasmettere in codice Fumble. Parla Radio Londra. Esatto. Cioè, ci sarà una versione come si dice, teorica, no? In realtà sperimentale, scusa, di questa puntata in codice Morse. Sì, esatto. Il codice Braille. Dura 6 ore. Bellissima da ascoltare. Dura 8 ore. Potete anche scaricarla in Braille. Sì. Se ce la fate. Però non so, stampata, quindi non so per quale motivo. Tra l'altro, un podcast in Braille. Cioè, nel senso, scusate, io non sono terrorizzato dall'idea del non vedente che continua a tirare testate contro uno schermo. Scusate, cioè. Ma non ha bisogno dello schermo. No, mi bastano quelle cose lì, sai, quelle cose lì. La sabbia. No, ma è una sua fobia proprio specifica. È una paura che ha lui. Da bambino sognavo questi non vedenti che tiravano testate contro lui e non riusciva a dormire. Stiamo finendo in un abisso. E non abbiamo ancora bevuto. Quello che state ascoltando è un podcast che si occupa di giochi e come tale potete trovare i giochi, in particolare quello a cui giochiamo stasera, nel nostro shop fumblegdr.it/shop è sotto a Claudio Pustorino. Cosmico. Di fianco a Claudio Pustorino. Ah, giusto. Come tutte di qua. C'è un po' di lei nella. Quindi non ce ne renderemo conto mai. Dovrebbe essere qui. Questa era anche una mossa ninja, peraltro. Ma non è l'unico gioco a cui giochiamo a Fumble. Abbiamo giocato a tantissimi giochi diversi. Settimana prossima giocheremo a un gioco che è in Kickstarter adesso, che si chiama Primi Re. Lo trovate cercando Primi Re o First Kings, ed è un gioco che parla dei figli di Romolo e Remo. Ovviamente, i figli soprannaturali. Con i lupi mannari, se si è capito bene. Esatto. Più o meno. I lupi mannaggia. A circa, i lupi mannaggia. Quindi cosa... posso parlare romanaccio? Assolutamente. Fai sì. Fai bruttissimo quando parli romano, tu mi fai paura. Ho paura. Altra cosa importante, i prossimi eventi, perché ci sono un po' di cose in arrivo per Fumble, e quindi vi diciamo che il 19 maggio alla Forgia degli Eroi ci sarà un GDR al buio e ci saranno delle cose di Fumble. Non vi diciamo cosa, ma ci sarà Fumble. GDR al buio è quello tipo ristorante che vai che è tutto spento? No, quello mangi, è quello per i non vedenti. Ti menano e ti rubano il portafoglio. Di nuovo, un saluto a tutti i non vedenti che ci ascoltano. No, i non udenti, perché se ci ascoltate non penso funzioni. No, oppure state barando sul... Esatto, quindi vi arrestano. Non vi daranno il reddito di cittadinanza. No. Il GDR al buio è quello in cui vai e non sai a che cosa giocherai. Ah, ok. Più o meno come me tutti i venerdì. Esatto. Ok. Per te questo è un GDR. C'è una domanda da parte degli ascoltatori prima di partire. Marco Italiano, buongiorno. C'è differenza tra Monad, Nostalgia e il vostro gioco? Allora, Monad e Nostalgia sono uno un gioco e l'altra l'ambientazione relativa al gioco di The World Anvil, che fanno parte di Alleanza Games, di cui fa parte anche Fumble GDR. Yes. Ma Fumble e Monad sono due sistemi parecchio diversi. Krotos. Sì. E io infatti ho detto tutta. Monad e Clotos sono due giochi completamente diversi, perché Monad è molto più tattico nell'utilizzo delle risorse che ha il personaggio,
mentre Clotos va molto più sul narrativo, in più si occupano di aspetti diversi di un gioco di ruolo, semplicemente. Questo parla di eroi che sono destinati a morire, l'altro si tratta di sopravvivenza in situazioni estreme. Esatto. Riassumendolo molto sulla ciccia. L'ho capito anch'io. Sono entrambi dei giochi italiani, quindi qualunque dei due compriate state perorando la causa. Il nostro è anche un po' brasiliano. Il nostro è anche un po' russo, tra l'altro. Sì. Sono due bellissimi giochi, giochi e o ambientazioni per giochi. Esatto, e per la precisione questa sera non giocheremo a Clotos e basta, ma giocheremo a Monogatari, che è una delle cose che potrete provare in playtest. Se non state già provando in playtest nel nostro gruppo dedicato al playtest insieme a Not The End, lo potrete provare o il 15 giugno al Free RPG Day a Milano, a Sesto San Giovanni alla USB, oppure il 22 giugno al Discord Roleplay Day, in cui ci saranno tre tavoli virtuali organizzati da appunto noi di Fumble e gli organizzatori del Discord Roleplay Day. Si giocherà online tramite Discord e Roll20 e si potrà giocare a Not The End, Clotos e Monogatari. Sì. E ci saremo io, Claudio Pustorino e Roberto De Luca. Se vi pesano le ciabatte, il Discord Roleplay Day è un'ottima scelta. Altrimenti veniteci a trovare, così potete giocare tutto dal vivo. Esatto. Detto questo, come annunciavamo, stasera giochiamo a Monogatari, che è il primo acco ufficiale di Clotos, attualmente in playtest, che parla di samurai. Samurai! Vestizione! Giustizia! E ci sono un po' di regole diverse. Se avete comprato Clotos, il motore di base è lo stesso, però a differenza degli approcci che trovate in Clotos ci sono i precetti del Bushido. E che non hanno... c'hai punti da mettere. Non ci sono punti da mettere e ogni precetto ha una sua versione disonorevole. Vediamo se mi ricordo, così sono, mi assicuro di non aver sbagliato, cioè di aver letto giusto. Allora, per ogni precetto del Bushido, tu hai, e di conseguenza anche lato disonorevole, ad esempio compassione e crudeltà, sincerità e slealtà, dovere ed egoismo, hai 5 punti da ripartire. Ah, ma ci sono anche le scritte sopra, pensavo ci fossero solo quelli sotto. Crudeltà, cotardia, egoismo, 23, 32, 14, 14, 23, sì. Hai 5 punti per ogni precetto da ripartire come vuoi fra il lato onorevole e il lato disonorevole. A differenza in Clotos che hai dei punti da mettere da più alto al più basso. 16, esatto. Più sono i punti che destini al lato onorevole, più puoi accumulare i punti fortuna, si chiamano? Onore. Onore, esatto. Più... invece hai punti nel lato disonorevole, più puoi accumulare sciagure prima che il master le utilizzi. Questo significa che se ne hai solamente una, ti capiteranno spesso sciagure, ma sono piccoline. Se sei molto disonorevole, arriva la sciagura, arriva dopo, ma quando arriva sono mazzerte. Facci i token. Esatto. Allora, i token adesso ve li do e... Roberto, fai un secondo di riassunto mentre faccio le cose che vanno fatte. L'ultima volta ci siamo incontrati, almeno una parte dei lupi, meno uno dei nostri membri che chissà dove è finito, perché a furia di parlare con i cami di solito si perde in giro per strada. Autogrill! Autoguriru! Dovevamo andare a investigare sul fatto che, a quanto pare, il Mikado, il figlio dell'imperatore, è sparito. Ci ha detto Suseki Kojiro, che è praticamente il braccio armato dell'imperatore. Non armato, è l'attendente dell'imperatore. L'attendente, ok, quindi non è un combattente. No, è assolutamente un cortigiano in tutto e per tutto. Ci ha detto che la cosa deve rimanere segreta, ha detto a Lady Falena, Tetsuya, no? C'è un Tetsuya? Tetsuya no, il Burakumi è quello che ha inviato la faccia allo stronzo. Il Burakumi. Ah no, scusa, sono Yasunari e Aisho, gli altri due membri dei lupi che si sono presentati al colloquio con Suseki Kojiro. Gli è stato detto, è sparito il principe, trovatelo, ma non fatelo sapere troppo in giro. La prima cosa che è stata fatta è stato farlo sapere in giro. A una delle attendenti private del calcolato. Principe, dopo aver investigato e aver trovato un fermaglio che rimandava a una delle case da tè nella città, siamo andati a investigare lì e mentre si stava investigando c'è stato qualcuno che è tentato di scappare, non si sa bene perché, poi l'abbiamo scoperto. Comunque è stato catturato dai lupi
si è rivelato un sosia del principe, ancora fresco di operazioni per diventare il sosia del principe. E questo mi fa capire che in realtà la tecnologia plastica, la chirurgia plastica ha fatto dei passi da gigante qui su Rockwell. Quando puoi chiedere ai cani di fare il lavoro per te è facile. Certo, non lasciano neanche le cicatrici, quindi no. Proprio perfetti, chissà quanto costa. E niente, ci siamo fatti dire dal tizio chi gli ha fatto le operazioni e chi ha organizzato la cosa, un tale Pozzu. E l'avventura è finita, la sessione è finita con noi che dovevamo andare a indagare su questo Pozzu e il tizio lo abbiamo consegnato a Suseki Kojiro. Ponzu era in un locale, cioè era in oddio, una casa di giochi, in una casa di giochi della Yakuza, sì, fuori esatto. Dalla città, perché in città non era molto tollerato. I Yakuza non sono tollerati in città, ma finché stanno fuori dalla città e non creano problemi, qualcuno è disposto a chiudere un occhio, compreso l'imperatore. E quindi niente, Falena, Yasunari e Aisho si stavano dirigendo verso il palazzo imperiale per Tetsuya consegnare, è il nome del principe comunque, per consegnare il Burakumin, il sosia, l'infiltrato dell'imperatore. Salutiamo anche Sara che sta facendo i compiti di giapponese mentre ascolta Monogatari. Direi che più perfetto di così non si poteva andare. Esatto, imparerai sicuramente un sacco di cose utili. Si parla solo Claudio? Sì. Imparerai sicuramente un sacco di cose. Utili o meno non lo posso dire. Se lei riuscisse a trovare della polvere di ali di falena cresciuta nelle terre d'ombra, potrebbe lanciarla in faccia al suo professore e mesmerizzarlo per avere voti migliori. Oppure qualcosa si può imparare. Oppure lanciargli in faccia del peperoncino e convincerlo che sta per morire. Esatto. Ok, anche quello. Oppure se sei in Coriolis dei feromoni grossi così. come degli ananas. Esatto. Esatto. Delle arance. Perché hai portato questa palla quella palla medica a un esame? Vanzi in faccia! Allora, la sala da te era ai piedi del monte che si trova quasi al limitare della capitale imperiale, quindi dovrete affrontare un pezzo di strada importante per arrivare al centro della capitale, al palazzo imperiale. Però dalla vostra avete il fatto che siete a tutti gli effetti un corpo di polizia ufficiale dell'impero. Molte delle cose che fate verranno negate se qualcuno chiederà che cosa avete fatto, ma nessuna delle guardie, a meno che non ci siano degli evidenti motivi, avrà modo di negarvi accesso a una zona piuttosto che a un'altra, soprattutto se mostrate il sigillo imperiale. Mitsukunimito, esatto. Il vostro prigioniero si è ormai arreso all'evidenza che il suicidio non era cosa. Ci ha provato a buttarsi dalla finestra senza. No, anche perché non gli avevo dato ancora neanche l'antidoto del veleno. L'antidoto. Esatto. Il latte. E però quando state per uscire dalla stanza di Yuki, la geisha che apparentemente è scomparsa insieme al principe. Noi abbiamo parlato con Gaikiri. Avevate parlato con Gaikiri, che è la sorella maggiore. Le geishe sono in genere divise in quattro caste, diciamo, interne. E cioè le più basse, che non hanno nemmeno diritto a un titolo, le sorelle minori, le sorelle maggiori e la madre. In genere ce n'è solo una. Lei era una sorella maggiore. Mi servono due sventure e tre fortuna. Due sventure e tre punti fortuna. Cioè due disonore e tre punti onore. Gianni, tu quante sventure? Io ho solo due fortune e le ho già prese, grazie. Boh. Quando aprite la porta della stanza di Yuki, fuori vedete Gaikiri, che è praticamente con la testa abbassata in un angolo in aria di pentimento, e di fianco a lei una donna. E descrivi com'è questa donna, Claudio. Probabilmente in gioventù era molto bella. Si vede che ha dei tratti eleganti, è avvolta in questo kimono pregiatissimo. È
piegata dall'età, non è ancora non è ancora arrivata alla fase 90, cioè 120enne giapponese rattrippita alla Obaba. Perde tre taglie. Esattamente, però vedete ancora, cioè, vedete che sta per arrivarci. Giorno all'altro, considerando come funziona. Sì, è sulla cuspide, cioè adesso è una bellissima signora che non dimostra la sua età e dopodomani potrebbe diventare così. Okay. Proprio lì. Si vede anche qualche, cioè magari un filo bianco fra i suoi capelli perfettamente tenuti. Ha uno sguardo d'acciaio e è perfettamente compita e vi sta guardando con un'aria che da un lato è assolutamente cordiale, amichevole, come ospiti siete qua i miei benvenuti, e dall'altra non uscite da questa porta finché non parlate con me. Io passo di fianco. Sono sulla porta. Dovresti proprio sopra la porta. Onorevoli samurai. Esatto. Ah, stipide della porta. Dai. È un tengu in realtà. Io vado avanti fino ad arrivare a tipo 30 centimetri dalla donna, che comunque non è una samurai, giusto? No, no. No, fino ad arrivare a 30 centimetri dalla porta e cerco in un istante di passare al di là passando tipo sotto il braccio. In realtà quello che voglio che veda lei è che sparisco e gli appaio dietro, ma in realtà è tutta una questione di super agilità e nimbleness che sono specializzata. Parkour. No, in questo caso non è parkour, ma io ho tutto fare, quindi mi prendo la specialità in qualsiasi cosa serva per fare l'effetto. Ma avevi preso ninji? No, me l'ha fatto cambiare in ninjutsu parkour. Allora anche ninjutsu penso che si applichi. È quello. Esattamente. No, ci sono. Tanto che pensavo fosse parkour. In realtà, quindi e andare per camminare oltre, senza portarmi dietro il tizio, perché in realtà voglio andare oltre e poi girarmi e parlare dalle sue spalle. La vera domanda è, tu vuoi impedire a loro di uscire? No. Ok, allora non devi tirare. Ah, ok. Io proprio passo di fianco, se ti sposti, o devo fare la ninjutsata? Devi fare la ninjutsata, okay. Sono lì. Lui mi avvicino. Perché lui per spostarsi ci mette 30-40 minuti. In un istante sono dietro, faccio altri tre passi. Mi appoggio al muro, braccia incrociate e guardo la sua schiena e verso la stanza di loro perché lascio parlare loro. Al piano di sotto, tra l'altro, vedi anche un viso conosciuto. È appena entrato nella sala da tè e si sta guardando intorno abbastanza sperso perché nessuno lo sta accogliendo ed è una cosa molto strana in una sala da tè non essere accolti da nessuno all'ingresso. Ma dato tutto quello che è successo, tutte le geishe sono o chiuse in camera per non farsi vedere o davanti a voi con aria contrita. E chi è che c'è giù? Il vostro Shugenja. Ok. Mm-hmm. Che si chiama? Mi chiamo Kishino Koharu. Una volta faceva parte del clan della Fenice, ma come voi ha deciso di abbandonare. La cosa che tu hai notato quando sono venuto a 10 cm dalla faccia è che la maschera è una maschera da volpe, ma è più spessa del solito, e quando ha fatto il movimento di scatto, che tu ovviamente ti sarai girata un secondo, sì, hai visto che per il movimento il liquido rosso che c'è dentro si è iniziato a muovere. Ok. Io faccio un cenno a Kishino da sotto. Kishino, cioè, sai. Io sono un uomo sulla quarantina, con le vesti classiche del Yamabushi, ovvero pantaloni bianchi, una giacca, una parte sopra del vestito che è giallo, un copricapo bianco e con anche gli zoccoli, quelli un pochino più alti, quelli fatti apposta da Gemon. Sì, per poter anche arrampicare. In una casa da te c'è la consuetudine di posare le armi o ce le abbiamo tutti? No. Okay. Le armi le avete sempre. Sono entrato con le armi. No, infatti. E ha le armi. Quindi se io faccio un cenno... Solo in casa di un altro nobile posi le tue armi. E quindi tu senti solo dietro di te, senti Kishino-san? E poi io sono lì a poggiare. Voi avete ancora il pendato, il prigioniero, sì, ed è anche incappucciato per quello, e vedi che è tutto rosso in faccia, soprattutto gli occhi continuano a lacrimare. Io lo guardo un attimo, non mi scompongo minimamente, è ancora bendato però, sì, sì. Mm-hmm. Cioè non si vede la faccia, se no è una tragedia, se no per strada è una tragedia. Onorevoli ospiti, mi onora avere nella mia sala da tè persone di una tale levatura. La stessa Gaikiri sembra aver gradito la vostra compagnia. Per il momento vedi che abbassa ancora di più la testa e si fa ancora più contrita. San Chan.
Sancha. Ok, perfetto. Sama è ancora più sopra. Ok. Lord, a loro ti rivolgeresti con Sama. Perfetto. Spero che tutto questo trambusto non abbia, e guardo un attimo il prigioniero, disturbato la vostra permanenza qui. È stata breve, ma fruttuosa. E l'unica cosa che potrebbe turbarci è sapere che questa persona era qui accolta in maniera consapevole. Una conseguenza dolorosa, e muovo la spalla perché ancora mi fa male dopo la botta che avevo preso. E vedi che c'è un bel lividazzo sulla spalla. Oh. Ci sarà tempo, e guardo Gaikiri, per rimediare all'errore di una giovane sciocca. Ma mi chiedo se Hidemasha Kanemoto, Kanemoto è... Ah no, io non ho un nome di famiglia, quindi è indifferente. Tu hai un nome di famiglia. Che è Kanemoto. Sei, non sei una abbandonata per strada. Qui è il, mio il nome primo è il nome di famiglia. Ok. Comunque, mentre parla così, io ho fatto un gesto di due alle sue spalle verso di loro, quando ha detto un errore. E ti arrivano due caffè. Due terri. E... se la umile Hidemasha Kanemoto possa esservi di ulteriore servizio. Oh beh, le vie del Buddha dicono che qualsiasi essere vivente è di servizio. Come potrebbe essere questa umile signora di servizio a noi umili servitori dell'impero? Per il momento, stando lì sulla porta, non vedo un gran servizio. Mi faccio rispettosamente da bacio, proprio un giro di ad angolo retto, mi sposto così in modo che voi abbiate la porta libera e vedi salire un altro tizio. Sì, sto salendo per le scale, faccio un cenno a te. Come ti chiamo? Lady Falena? Falena-san. Falena-san? Oh, gli spiriti sono con noi. I cani mi hanno portato via per un po' di tempo, scusate il ritardo. E arrivi al momento giusto. Anche questo è grazie ai cani. E sorrido. Ebbene, cosa avete fatto in mia assenza? Ma il solito. Tu sai che il solito vuol dire che qualcuno è probabilmente quasi morto. O che è andato tutto in casini terribili. Assolutamente. Esatto. E probabilmente quello che stiamo facendo possiamo rischiare la vita tutti quanti facilmente. Esatto, una cosa semplice è diventata estremamente complicata. Cioè, okay. Esattamente. Questo è il solito. Questo è il solito. Quindi così male la risposta. Quindi cosa ci porta ad occupare la casa di questa... gentile signora? Effettivamente la stavamo appena a lasciare. Anche se a quanto pare la qui presente vorrebbe unirsi a noi. Ci è stato offerto un aiuto. Perché? Onorevoli ospiti come voi faranno la cortesia a un'umile signora come me di porre rimedio a un due guaio, e guardo di nuovo Gaikiri, che pare essere stato causato dalla scelleratezza della gioventù di alcune mie protette. Non potrei mai perdonarmi che un errore di qualcuna delle mie protette ricada sulla mia casa da te. Perdonatemi, ma credo che l'urgenza del momento ci chiede di essere più celeri, quindi... Un momento però. Tu sei Ashino, giusto? No, tu sei l'altro. No, Ashio-san. Come ci insegna tutto quello che noi conosciamo, è dovere di questa donna rimediare al suo errore? E noi dobbiamo mostrare compassione
nel permettere di aiutarci. Non lo sto negando, infatti. L'unica cosa che si domanda questo gruppo è quale potrebbe essere l'utilità e come pensate di rimediare al vostro dovere. Uso un filo. Ok. Tu sei una geisha guardiana. Sì. E prendo un nome d'arte. Spiega anche cosa fa nome d'arte, perché non è tra i poteri di Clotos, ma è specifico della geisha. Una geisha esperta si guadagna un nome d'arte. Quando pronunci il tuo nome d'arte ottieni subito l'attenzione di chiunque sia presente, che diventerà amichevole nei tuoi confronti. Cicciolina. Ah, oh, scusa. Vai, metallo così. Questo proprio a caso, non serviva un cazzo. No, metallo così. Esatto, buttato lì, come in ferramenta. Chi ha forgiato questo pezzo di armatura? Non lo so, è comparso dal nulla. Lo spallaggio. Ma non c'era, metallo in Giappone. In Rokugan sì. Portato dagli unicorni. Esatto. Oh, l'anziana Kinzoku sa dimostrarsi utile in molti modi. Kinzoku è un nome famoso, significa acciaio, e si parla, è un nome di una geisha leggendaria che aveva a cui un daimyo di una terra lontana aveva donato tutti i suoi averi, e che si era trasferita qui. Era famosa Kinzoku per essere una persona dal grande intuito, che è riuscita a costruirsi praticamente un piccolo impero, e si dice che sappia che nulla le sfugga e che sappia avere a che fare con qualsiasi genere di persona, nobile, non nobile, alto rango, basso rango, yakuza, con chiunque. Inoltre si dice che abbia viaggiato fino al muro e sia tornata. E in qualche modo abbia, non si sa bene come, ma si racconta che sia stata d'assistenza al granchio. La leggenda di Kinzoku l'avete sentita tutti. Sì, ma io avendo maschera, che mi dà il vantaggio a mentire, faccio finta espressioni anche se ho la maschera, quindi sarà ancora più difficile. Mai sentito. Però un po' di dentro di te, sì, un po' di sì, no, certo, chiaro. Poi sono molto favorevole alle donne che si fanno un nome, quindi sapete? Qualsiasi cosa vi abbia portato qui le vostre onorevoli persone, suppongo siano guai. Io ho un dovere nei confronti di me stessa e di questo paese. Non posso accettare che disonore macchi la buona nomea di questa sala da tè, e non posso tollerare l'idea che voi, onorevoli samurai, siate ulteriormente intralciati dal comportamento irriguardoso delle mie sorelle minori. Sorelle minori. Come ha detto, noi siamo onorevoli samurai, quindi non potremmo mai rifiutare la possibilità di redenzione di un nome così importante, se è vero. Faccio un inchino profondo, sufficienza da mostrarti rispettoso. Ma visto che quel nome porta dietro una storia abbastanza grande e noi siamo in una missione veramente importante, mi chiedo se, oltre al nome, siate in grado di affrontare quello che stiamo andando a fare. E giusto per chiarire, perché siamo tra amici, no? Gli errori sono due, non uno solo. Vedete lo sguardo di Kinzoku assottigliarsi un attimo e poco dopo e vi dice: se i vostri passi devono correre veloci, vi seguirò e potrete approfondire per strada il secondo errore subito commesso, altrimenti sarò felice di ascoltarvi qui. Siamo abbastanza di fretta, ma... Oh, su via, quante cerimonie.
abbiamo la possibilità di viaggiare con una persona così importante, chissà quante cose potremmo imparare da lei, no? Beh, direi di scambiare le informazioni mentre ci muoviamo. Esattamente quello che ho appena detto io. Bene, ci abbiamo messo 40 minuti per dire questa roba qua. Neanche alla corte delle gru sono così lenti. Io scocciato mi giro, inizio a scendere e mormorando proprio. E a volte i cerimoniali sono troppo brevi, a volte troppo lunghi. Inizio a scendere le scale. Io mi sa che scendo sia a te le scale. Che cazzo, sì. No vabbè, sapete che i bonzi sì, certo. Tendenzialmente sono un po'... Ma tra l'altro la mia era completamente ironica. Fuori etichetta. A me dell'onore proprio zero. Il fermaglio, il fermacapelli, sì. era stato restituito a... No. Assolutamente no. Ce l'avevo io, poi ce l'hai lui. Ce l'ha lui. Tu dove ce l'hai? È nascosto? Nella manica. Nella manica. Celato. Però l'abbiamo fatto vedere alla sorella minore, quindi... Ma comunque semplicemente mentre stiamo scendendo e stiamo camminando portandoci dietro il tizio, comunque giusto per essere rapidi, visto che a quanto pare i cerimoniali oggi non piacciono, i vostri errori si chiamano Gaikiri e Yuki. Yuki? Cosa so di Yuki? Allora, Yuki è una delle, delle sorelle minori più piccole che c'erano all'interno della sala da tè. Non aveva ancora dato... Potevo dire Gaikiri o Ponzu, ma mi sembrava più Yugi. Non aveva ancora dato nessun esempio di cosa fosse il suo vero talento. E in generale era abbastanza sbadata e disordinata, ecco. Comunque si dilettava di teatro e canto. Si dilettava di teatro e canto. Non era ancora... Come sua professione. Non si era ancora espressa. Era una stagista. Ah, sì, praticamente era una stagista. Non pagata. L'errore di Gaikiri è stato intuito. Questo ospite mi era stato celato. Qual è stato l'errore di Yuki? Fra i molti che è usa commettere. Rispondo uno di loro. Io non ne parlerei qui. Lui è incappucciato? Lui è bendato. Bendato? Sì. Come se fosse ferito. Come se fosse ferito. Io difatti per questo non gli rispondo, perché mi sposto dietro e chiudo la fila insieme, immagino. Sì, sono rimasto dietro. Io posso aver modo di, dato che sono una persona di mondo, che probabilmente ha parlato anche direttamente col Daimyo per intrattenerlo a varie feste, per notare la rassomiglianza fra l'ospite e il figlio del Daimyo. Allora, è abbastanza... Cioè, se fosse sbendato sarebbe evidente. Certo. Non è sbendato, quindi puoi scegliere se vuoi dar... Se vuoi far vedere che hai riconosciuto chi c'è sotto le bende, e quindi farlo sapere a loro che hai capito, è una prova di superbia. Benissimo. Se vuoi riconoscerlo e tenertelo per te, è una prova di umiltà. No, glielo voglio far sapere. Mentre, e allora è una prova mentre di sta osservando davanti, io con la mano sposto un attimo indietro Kishino e a bassa voce gli racconto quello che è successo. Ok. Le specializzazioni ti permettono di... Vabbè, Allora, tiri il dado della prova e tiri un secondo dado se hai specializzazioni che si applicano. Yes. Come in Clotos, se fai 5 e 6, prendi punti onore. Certo. In questo caso, dato che c'è una specializzazione dall'altra parte che era proprio per mascherarlo, se fai 1 o 2 prendi una. Shot. Ok. 6 e 1. Non hai detto quale era quale, però va bene. Devo dire qual è il dato specializzazione? Certo. Beh, sì. Perché così, se questo è il tiro normale, hai preso una sventura, ma sei riuscito nella prova. Se invece è così, hai preso comunque una sventura, ma hai fallito nella prova. Ah, ok. Quindi da adesso in poi, questo è quello. Il blu è specializzazione. Okay. Abbiamo detto. Va bene. Ah, sei riuscito, prendi. Quanti punti onore puoi prendere? Te lo dico subito. In base a quanti fili hai consumato? Due. Quindi prendi 2 punti onore e una sciagura. Ok. Un punto disonore. Questa è la sciagura. Facciamo prima. Scusa, l'onore era la somma dei positivi meno negativi? Sì. Sì. 5, 9,
9 e 8. No, 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 no. Di no, quali sono quelli che sono superiori? 1, 2, 3, 4. Quindi devi annerirne 2. Ok. Questi sono i tuoi due punti onore. E quello era il tuo punto di disonore. Perfetto. Lo Yang è quello nero? Non me lo ricordo. Lo Yang è quello nero. Sì. Quindi se lo Yang ha il numero maggiore sono sventure, se l'In ha il numero maggiore sono forti. Quindi io posso prendere due sventure al massimo. Alla terza ti capitano tutte insieme. Ok. Come me, abbiamo lo stesso onore. Oui. Sì, ma no. Sì, ma no. Allora, io... matematicamente no, ma tecnicamente sì. Meccanicamente sì. Meccanicamente. Io dico... Noi lo vediamo... Se ha notato la cosa e quindi sì, anche ha capito quanto hai nei cazzi. Anche perché il suo scopo era farvi capire che esatto, okay. Capito. Io dico quindi sì. Sì sì sì, proprio dobbiamo muoverci. Dubito la vostra missione sia di reclutare un sosia per l'intrattenimento dell'imperatore e la sua giovane. Io ti guardo con degli occhi sbarrati. Io a questo soggetto metterei un cappuccio più che una benda. Eppure si trovava così confortevole nella vostra sala da tè. Questo è imperdonabile. Come dov'è che ti fa male qui? Come ho già detto, è mio preciso dovere porre rimedio. Chi conosco e la mia attenzione e tutte le mie risorse sono al vostro servizio. Oh, non vi preoccupate, questo era considerato nell'errore di Yuki. Non è un considerato come terzo. Oh. Comunque io torno dal cavallo con un sacchetto di aiuto a mano. Ok. Io non investirei ancora parole, so che ci sono dei rituali, ma non investirei ancora parole nel consolidare il fatto che sono stati fatti degli errori. Ma come, non è questo quello che si fa a corte? Stiamo camminando e per passare il tempo. Io... Ma noi in questo momento non siamo a corte. Si può camminare e parlare. E non è passare il tempo quello che ci serve. Ciò che ci serve, ciò che mi serve, onorevoli samurai, è sapere qual è lo scopo di questa missione. Quale compito è stato assegnato a queste onorevoli persone. E forse anche i loro nomi. Quella è proprio etichetta base. Sì, io gli alzo una mano. Infatti, me la sto facendo pesare. Credo che lui sta preparando. Secondo me, dico: credo che se Kojiro-sama è d'accordo nel farci accompagnare da questa signora, allora si potranno rivelare informazioni. Tanto il nostro percorso al momento è abbastanza definito, no? Oh, Kojiro-sama è un vecchio amico, acconsentirà. Vedremo. Chi è Kojiro-sama? È il cortigiano dell'imperatore. Che ci ha soldato, che ci ha detto non di da nessuno. Ah, è il cortigiano dell'imperatore. È la memoria zero stasera. Sì. Beh, se per strada nessun altro vuole fare altro... No, ma no. Hai visto? Non te l'avevo detto, io ti do il bicchiere più basso. Ah, no. Hai fatto la robertata. No. Sì, sì. Ah, sì, sì. Leccalo, leccalo. Anzi, no. Guarda. Aspetta, mettalo, leccalo. È di carta anche questo. Io, ma sì, ma Robè fai sempre danni. No, è giapponese e sono i fazzoletti di carpa, giustamente. Perché... Fazzoletti di carpa? Koi. Sì, carpa koi. Certo, di carpa koi. Non è uguale, è un simbolo del sole e della prosperità. Boom. E dell'asciugare l'alcol rovesciato. E dell'asciugenja, diciamo. Solo recentemente ho scoperto quanto regina. Cazzo campa. 340 anni. Porca puttana, sono tipo il terzo animale più longevo nel mondo. Stai scherzando? No. No. Ma quanto sono grosse? Le carpe. Ma com'è possibile che durino? Considera che c'è tipo la tartaruga, mi pare, un tipo di tartaruga, poi un altro tipo di tartaruga e poi le carpe koi. Sì, ma cavolo, la tartaruga è grossa, cioè la tartaruga marina è grossa. E così. La carpa vive 340 anni. 340 anni. Ma diventa anche più siamo diventati una puntata di sì, super qua. Ma quando va in pensione soprattutto? E chi la paga dopo? Ma non hai capito, lei nasce in pensione. Oh sì. Beh, è vero. Anche Angus è nato in pensione. Il fastidio. Allora. Il fastidio, sì. Dicevo, se nessun altro ha da rovesciare altro sul tavolo, no. Potete arrivare al palazzo imperiale. E direi che imperiale. Facciamo anche le presentazioni. Ci presentiamo, sì. Come è giusto che d'accordo. Sia. D'accordo. Io faccio le mie scuse perché comunque ero pressato dai tempi.
Non volevo perdere tempo allo stipite della porta. Con sincerità ti faccio capire che non è assolutamente un problema, non devi sentirti... Sentiti in colpa. Allora... Gli ridò altrettanta sincerità, eh. Mi piace già. Della serie, eri in mezzo tra i coglioni e dovevamo muoverci. Insieme a te ci sono una gru, okay. Evidentemente lo riconosci dai capelli bianchi ancora prima di che inizi a fare qualsiasi altra cosa. Vestito di blu Qatar e capelli bianchi. Lo scorpione mascherato. Lo scorpione mascherato per forza. E gli Shugenja, a meno che non si vestano con i colori tipici del loro clan, sono sempre della Fenice. Ok. Quello che ci metti un po' di più a capire è il Bonzo, che non so se si vuole presentare, come si vuole presentare. Oh, che sbadato. Mi chiamo Yasunari Koji e sono un Bonzo. Yasunari-sama? Oh, sì. E faccio l'inchino. Lui non è chiaro da che parte venga. Vabbè. Il Palazzo Imperiale... Per chi non ha ascoltato la precedente puntata, vada ad ascoltarla. Ma per chi non ha ascoltato e vuole comunque seguirci questa sera, è un palazzo estremamente imponente. Le mura intorno al palazzo sono possenti, non sono grosse come quelle del muro, però sono delle belle mura difficili da assalire, da oltrepassare. E il palazzo stesso, quello centrale dove vive effettivamente l'imperatore con la moglie, il figlio e tutto il resto della corte, è un palazzo di 6 piani. A seconda del piano si è più vicini alla ruota celeste, dunque più in alto nella scala gerarchica. Che vuol dire che all'ultimo piano c'è l'imperatore, quello sotto la moglie, quello sotto ancora il figlio e poi il resto a scendere. Tu ovviamente sei di casa, perché comunque sei la geisha più anziana della città. E fornivi le geishe che davano sollazzo sia al principe che al daimyo. Tu forse in passato sei stata una delle geishe del daimyo quando non eri la madre. Quindi appena vi avvicinate tutti ti fanno un cenno di riconoscimento, abbassano il capo, si abbassano di più ovviamente per i samurai. Io comunque sono defilata rispetto a loro, sto dietro di loro in segno di rispetto, cioè comunque sono loro. Io sono al loro seguito. Vedi che però riconoscono prima te, perché loro hanno parlato con 3 persone, tu invece sei conosciuta da tutti. È un modo molto speciale di essere spocchiosa, cioè nel senso... Mentre stiamo avvicinando, io mi giro che siamo tutti un po' indietro verso Kishino. Noi, mi ricordo perché è passato 2 settimane, come avevamo capito noi che qualcuno... Mi sa che aveva fatto una divinazione il Bonzo, forse. Avevamo capito che qualcuno che avevamo già incontrato non ci aveva detto tutta la verità. Sì, era la vecchia. Gli spiriti avevano detto che aveva... il Mikado, che non avevate mai incontrato, aveva mentito. Sì. E che 2 persone, una era Gaikiri... e l'altra non mi ricordo, la vecchia giusto, non avevano detto tutta tutto. La verità, non detto tutto, quindi tutto. Io riferisco la cosa a Kishiro-san. Sì. Se i cammi possono esserci d'aiuto, la rincontreremo adesso. Assolutamente, cercherò di chiedere il favore dei cami per avere una risposta. Ma nella testa e proseguiamo dentro. Funziona questa cosa? Allora, tu hai qualche potere che potrebbe già aiutarti a fare questa cosa? Non so, oracolo? Guarda, hai una scheda che ti dice cosa fa oracolo. In realtà no. Beh, allora oracolo mi hai ridato i fogli. Allora hai un manuale che ti dice allora cosa fa oracolo. Allora mi hai ridato un foglio, o forse ce l'ha qualcun altro per sbaglio. Comunque dovrebbe esserci scritto sul foglio dietro a qualcuno. No, il mio è quello del... Con straordinario maestro del vuoto. Quello del Bushi. Non può essersi perso così un foglio, dai. Beh, io lo riprendo adesso comunque, tanto ce l'ho qua. Vabbè, e allora anch'io ce l'ho qua. Mm-hmm. Allora, a meno che non possa fare l'oracolo a suono di colpi di katana in faccia alla gente. Parla. È un altro tipo di oracolo. No, io qui c'ho gli perché oracolo è quello di Clotos Basso. Oracolo, no, sì, in questo momento c'entra perché ti serve per fare divinazioni. Mentre tira fuori le sue pergamene, comunque entriamo. Sì, esatto, mentre ripasso. Poso le armi, bla bla bla. E ovviamente arriva Kojiro a accogliervi e
Innanzitutto guarda abbastanza disgustato il tizio bendato che state trascinando con voi. Incappucciato. Oh, io tiro fuori una fialetta di latte e gliela do al tizio. Ok, che la trangugia con... attraverso il cappuccio. Sì, praticamente sì. Veramente con una cannuccia sotto. Pensa che sia un antidoto disgustoso, ma appunto perché l'altro è andato male, chiaramente. Cioè, da settimane. Fermentatissimo. Esatto. Che bello. Devo leggerlo? L'oracolo? Sì, a tocchi. Allora, gli spiriti mi dicono quello che stai per percorrere non è la strada migliore, ma se ti lasci guidare saprai di aver agito nel modo migliore possibile. Quando scegli questo potere, scegli un approccio. Quando un tuo compagno effettua una prova relativa a quell'approccio, puoi tirare un dado anche tu. Ah, okay. Il tuo compagno può scegliere quello che preferisce tra il suo e il tuo risultato. Tu c'hai l'umiltà. Io, esatto. Ce l'hai l'umiltà. Okay, e quindi... il secondo filo che hai consumato invece è il maestro del maestro vuoto. Del vuoto. Che questo è dello Yamabushi. Questo è dello sì, Yamabushi. Allora, che vuol dire? L'assenza di ogni cosa è la fonte del potere più grande. Una volta per sessione puoi purificare te e i tuoi compagni eliminando tutte le sciagure accumulate dal gruppo. Ustia. Il vuoto in cambio ti chiederà un punto ferita che non potrà essere curato in nessun modo fino alla fine della sessione in cui chiedi l'intervento del cane del vuoto. Sti cazzi. Però beh, solo per che due non è bene. Questo... No, è un punto ferita e toglie tutte le sciagure. No, ma solo per due. Due, tre... 4 12 che roba e lui niente anche okay. Appunto per ora potete tenervelo però sì. Vabbè da tenere sì no inoltre senti il vuoto anche nello spazio però comunque riguarda esatto. Di che è Clotos e quindi anche puoi quattro. Comunque fare una prova sì. Di divinazione o per capire se uno mente facendo un tiro assolutamente okay, certo. Un tiro di umiltà certo va bene con umiltà quando incontriamo la tizia straordinario con umiltà. Allora, bene. Kojiro vi praticamente trascina fuori dalla stanza principale perché un uomo del genere non può permettersi certo. Di stare dove sta. E poi vi chiede che cosa è successo, chi è questa persona e perché la nobile Kinzoku è con voi. Forse è meglio rispondere una cosa alla volta. Siamo sicuri che qua non ci guarda nessuno? Lui ti dice di sì, però se tu vuoi esserne sicuro puoi fare una prova di giustizia o di dovere anche in questo caso perché stai applicando il tuo rigido senso del give me a dice del dovere etichettano c'è un mare di dadi prendetevene due a testa sì, vabbè ma anche il sacchetto di dadi era di là era qua prima grazie sì 8 sì qua mi sono abituato a giocare a D&D che... Qua non dovrebbe esserci nessuno. Okay. Sicuramente in questo momento non c'è nessuno. I kami ovviamente sono sempre qua. E io chiedo al mio nobile compagno se può far modo che i kami si voltino. Posso fare questa richiesta? Puoi provarci. Io ridacchio perché l'ultima volta ricordo, l'ultima volta che gli ho chiesto una cosa del genere per parlare in segretezza... Gli hanno strillato contro per tutta la sera ed era impossibile parlare con lui. Quindi ridacchio. Posso. Ma a me mi aveva detto che c'era riuscito, quindi. Dipende con chi ho parlato. Beh sì, erano impegnati a rompere le scatole a lei, a lui. Dai, vabbè, allora. Funziona. Devo allora. Fare una prova su umiltà. Allora, hai due possibilità davanti a te. Sì. La prima è chiedere per favore. Certo. E sperare che ti diano retta. Ok. Oppure fare e quello cos'è? La seconda è cercare di raggirarli. Nel primo caso tiri umiltà, nel secondo tiri slealtà. Guarda una scimmia contro testa, dicevano. Allora, mi dicevi che quello sotto c'è cioè, umiltà, appunto. Straordinaria. 4 contro 2. L'unica cosa, 4. Come sempre, vi ricordo che in Clotos quello che scegliete sì, vi conviene usare il tiro più alto che potete fare, ma le conseguenze dipendono da quello che avete fatto. Certo. Una domanda, io so chi sono i kami che generalmente ascoltano queste cose, cioè c'è un'associazione... Beh, i kami che ascoltano e sanno tutto sono sempre quelli dell'aria. Quelli dell'aria, certo. E provo con slealtà, ok? Quindi vuol dire che al 2 devo aggiungere... Il tiro del dado. Devi fare 5 o più quindi per riuscire. Ok, quindi devo scegliere quale dei due è la prova. È la prova? Hai qualche specializzazione che si applica in questo caso? Kami? Kami. E se li starà girando magari anche vuoto no vuoto no, è una cosa specifica per il okay. Vuoto viaggiatore
che è il mio nuovo sopravvivente. Dai, l'LSD. No, vabbè, quindi Kami. La sua nuova abilità, allora, più che abbia tutto. Allora, specializzazione uso il rosso. Da, come tutte le persone normali. Ero indecisa. Non l'ho detto io. E... è sleata questa. La mia, dico, è pustorinata, diciamo. Quindi. Se no, puoi scegliere di usare un filo del destino e riuscire automaticamente. Però, ah, però ci provo, vediamo se la cosa funziona. E, quindi comunico, inizio a fare la mia preghiera. Entro in contatto con i cani dell'aria e dico: eleganti e flessuosi cani dell'aria, con noi abbiamo una splendida donna. Amante dell'arte e dell'armonia, ammirate quanto sono belle. Non trovate che sia splendente in questo momento, in questa stanza così buia e cupa? Una vecchia bastarda. Siamo una prigione. Noi sentiamo questa invocazione? No, perché è rivolta in parole talmente antiche che solo uno shugenge. Sta parlando in napoletano a Cami per girare. Esatto. Wow, guarda che bella guaiona, la morte su. Che lingua è? Ciao a tutti gli amici di Napoli. Ascoltate la sua suave voce che ci narrerà di qualche nuova storia. E vabbè, finisco la preghiera e metto a parlare con lei. Ok. Faccio il giro. Non lo vedo. Mica tanto. Non è andato tanto bene. Però no, anche sventure. Ok, quindi in questo caso ho fatto un 4. I cami la guardano, ma continuano a ascoltare. Più 2, 6 e di conseguenza. Okay. Un cami la sta guardando, gli altri no. Ha fatto 2 più 2, 4. Noi lo intuiamo dalla sua faccia che non è andata tanto bene. Cerco di dissimulare. Io comunque un po', come al solito posso... faccio il giro della stanza per vedere se qualcuno nascosto dietro le pareti o altro. Al solito. No, al solito. Il solito. Io conosco magari una cerimonia che distolga lo sguardo dei cami. Un tracciare qualcosa sul terreno. Io faccio la sua che usare la mia katana. Gesso, momento, abbi pazienza. Sì, ci sta. Fai una prova di umiltà. No, uso un filo. Ah, ok. Proprio così. Sì, sì, no, questo non si deve sapere a giro, è il nostro vantaggio ma tattico. Lo sanno tutti già. Tutti chi? Lo sa la sua figlia minore, la sorella minore. Oh, non parlerà. Ma non lo stavo dicendo in gioco, però. Ah, scusa. Che sicurezza. Non parlerà, tu non sei più lì. Magari adesso. E quindi sulla spada c'è un'incisione in acquaforte sul duro della spada che, estraendola, rifortendoci la luce in una certa maniera che come cerimonia io conosco, tipo continuando a alzarla e riabbassarla facendo i lampi di luce per distrarre i cami, flash, tipo il gatto. Sì, esatto. Sono i cami sulle pareti. Mio sono i gattai quelli. Sono i cami gattai, si avvicinano alla parete, poi non vedono più la luce, poi la rivedono e si riavvicinano di nuovo. E fantasmi per mare, ci hanno fatto notare che nel video c'è ancora scritto che stiamo giocando a Coriolis quando non è vero. Vabbè, pace, ormai è andata così, una sciagura. Beh, c'è il vuoto comunque, lei è maestra del vuoto comunque. Quella è perché la shinobi ha fatto un inganno. Senti che i cani si sono allontanati. Ah, quindi ha funzionato. Grande. Dal tuo botta di autostima. Bene. Ha funzionato. E che... E anche tolgo le bende e il cappuccio al io mi al metto sulla prigioniero. Porta, metto sulla porta in modo che anche se uno arriva dando una spallata alla porta non possa aprirla. Faccio in modo che lo guardi bene un le attimo. Le porte si aprono in orizzontale invece che in avanti. Beh, però in orizzontale me ne accorgo e posso dargli una capocciata. Esatto. Okay. Apri la porta. Se uno invece cerca di entrare di violenza, sbatte contro di me. Io nel momento in cui Kojiro vede il... Finisco in un nanosecondo, glielo faccio vedere un paio di secondi e lo rincappuccio. Ecco, nel momento in cui... Quasi metallo. Vero. Diciamo che se lo era quasi, ormai lo è. Ormai lo è. Ok? Stavo dicendo che io faccio attenzione a leggere in profondità
l'espressione che si dipinge sul volto di Kojiro nel momento in cui vede questa persona, e voglio cercare di intuire non soltanto se appunto è stupito, ma se c'è anche eventualmente qualcosa sotto che magari non vuole far trasparire. E allora fai la prova di sincerità. Ok. Anche io vorrei vedere la reazione. Allora, io ho vigilare, ci può stare come specializzazione? Assolutamente, sì. Ok, sincerità. Allora, quello rosso abbiamo detto che è quello della prova. Ho fatto 4 tra 7 e ho fatto un 6. Boom! Sei riuscito e ti prendi anche un punto onore. No, due punti onore. Fantastico. Come po- i punti onore li posso usare per... I punti onore sono i punti fortuna di Clotos, quindi perfetto, li puoi usare per migliorare i tiri che hai fatto, sia in positivo che in negativo. No, io sincerità non lo provo neanche. Fantastico. Uno. Ecco perché ho usato un filo. Sono lealtà. Io. Quando lui vede il... la persona sotto al cappuccio, vedi che rimane genuinamente scioccato dalla cosa. Ok. Avete visto, l'abbiamo trovato, missione compiuta. E ti rendi conto che sa che non è lui. Lui lo conosce talmente bene che questa persona non avrebbe mai tratto in inganno lui. Avrebbe più probabilmente tratto in inganno l'imperatore. Perché l'imperatore vede difficilmente ha a che fare con il figlio piuttosto che l'attendente. Certo. Come reagisce la mia cosa, non mi sta creando di striscio perché quindi, è fissa sul tizio. È fissa completamente. Quindi evidentemente non ha qualcosa da nascondere in senso stretto. Cioè lui è genuinamente è sorpreso. È genuinamente sorpreso e scioccato. Ok. Ok, era anche io. Anche io volevo sapere questo. Chi è questa persona? Come si permette di indossare questo volto? Tutti indossiamo dei volti. Io mentre viene questa cosa all'alta, provo a defilarmi. Io cerco di buttarla lì. Tutti conosciamo... vediamo, utilizziamo volti diversi una volta o l'altra, perché Kojiro è l'unico che mi ha visto veramente in volto e io sono anni che sto cercando di fargli capire no, tranquilla, era una maschera. Quindi indossa le maschere solo per far credere a Kojiro che fosse una maschera. In realtà è un tizio del leone che fa finta di essere uno scorpione. Un coglione del leone. Finta di essere una delle una scorpione. Onorevole Kojiro, il disonore ha macchiato il mio nome e il nome della mia casa. Questa frode era ospitato a mia insaputa sotto il mio tetto. Gli onorevoli samurai lo hanno trovato. Pensate che sia scioccato dall'aver visto questa cosa? Purtroppo io non sono molto brava a recepire certe cose. Onorevole Kojiro ha subito riconosciuto l'impostore dietro alla maschera. E questo però fa venire altre domande. Se l'ha riconosciuto subito. Beh, ma questa cosa la stai dicendo davanti a lui? Sì. Io lo sto dicendo così. Ok. Se l'ha riconosciuto subito, vuol dire che questo disonore non avrebbe mai avuto tempo di mettere radici, sarebbe stato riconosciuto subito, giusto? Così lo sanno. Sì, è una copia talmente scarsa del nostro bene amato principe che non avrebbe mai superato i miei occhi. Dietro a questo deve esserci qualcuno che tramava qualcosa di ancora più oscuro. Posso usare sincerità per capire se sta mentendo, della serie sta sopravvalutando le sue percezioni? Questo assolutamente sì. E chi mi sembra che stia trattenendo qualcosa? Etichetta. Per capire se si sta tenendo un'impostazione per far capire che in realtà ci sarebbe caduto come un fesso. Sì, ci sta, ci sta. È rosso, specializzazione. Sei, mannaggia. No, ti sembra che sia assolutamente... cioè... è evidente che lui conosca talmente bene il principe che era impossibile, perlomeno per questa persona, far passare questa persona per il principe. Perché per noi non è che quanto fosse sarebbe così stato possibile, Kojiro-san, che per giorni, forse anche più di giorni, voi non aveste incontrato il principe se fosse tornato? Sarebbe stato impossibile, a ridosso della sua incoronazione a nuovo imperatore sarebbe stato impossibile, l'avrei dovuto vedere costantemente ogni giorno. Quindi c'è qualcosa nella tua storia che non quadra, e faccio un passo verso il tizio minaccioso. Passo minaccioso.
A te l'unica cosa che viene in mente, dato che comunque sei abituato ad avere a che fare con questo genere di piani convoluti, è che questa fosse solo un'esca e che stia succedendo qualcosa da un'altra parte. Io infatti voglio correre dalla vecchia. Da quella che aveva detto... Quella che io ho scoperto che c'era la mentita. Corri da me. Noi lo diamo una testata. Si è defilato. Adesso che vi guardate un attimo in giro, lui non c'è perché me l'ha detto già prima che si defilava. Faccio un cenno a Kishino e gli apro la porta lievemente. E se esce io la richiudo dietro. Mi defilo anch'io. È inaccettabile tutto questo. Dobbiamo assolutamente trovare chiunque sia il responsabile di questa nefandezza e fargli pagare con la vita questo affronto al nostro principe. Nonché trovare il principe. In questo momento potrebbe essere in pericolo. Se questo è effettivamente il piano di qualcuno che bramava di prendere il potere e il... Non era questo il suo piano. Abbiamo appena avuto la prova. Il suo piano forse era fallato, ma questo non vuol dire che il suo piano non sia di prendere il potere in un momento di crisi per l'impero. L'imperatore starà comunque per abdicare in favore del suo figlio, e se lui non venisse trovato ci sarebbe un vuoto di potere. Se ci fosse un vuoto di potere, vedi che sta praticamente per svenire. Cioè, anche nel palazzo dell'imperatore, per quanto possano essere efficienti i suoi servitori, si annida sempre qualche ragno nascosto. Kojiro-san, la sua forza d'animo ha sempre avuto un effetto calmante su di me, sto usando sincerità per dire calma di coglione. Che... non è il momento di farsi prendere dal panico. Come si chiamava? Gaikiri e Yuki? Mm-hmm. Yuki. Okay. Yuki era quella più piccola, Gaikiri era quella di mezzo. Avete visto Yuki nei giorni... La giovane Yuki nei giorni scorsi? Abbiamo... Sì, ho visto la giovane Yuki arrivare con Gaikiri l'altra sera e se n'è andata solo, credo, un'ora dopo che Gaikiri è andata via dalle stanze del daimyo. Visto che nessuno ha colto la mia frecciatina a ragno, il tizio, invece? Il tizio in questo momento sta cercando di fare e dire il meno possibile per evitare di essere avvelenato di nuovo. Ok. E poi anche un cappuccio. È bendato, legato col cappuccio e cerca di stare fermo immobile. Condivido comunque l'opinione. Già che non è su un cavallo di come la chiama la Gesha? È sempre San? No. È sempre San comunque. Poi sono anziano. Kanemoto San. Potresti addirittura chiamarla Sama per il suo nome leggendario. Ok. Allora posso chiamarla com'era il nome? Kinzoku. Kinzoku. Dovresti ascoltare Kinzoku Sama. Visto che ci sono più tele in questo posto che probabilmente in tutto Rokugan. Ho un ragno. Questo è il mio dono per lei, un ragno. L'hai capito? È un ragno. Cioè, è un carlino con costume da ragno. Esatto. I vostri nemici del video del cane in ascensore hanno molti occhi. Quasi come quelli di un ragno. E le loro parole avvelenano la vostra mente. Noi comunque continuo, mentre loro parlano, che lei lo calma così, a cercare di fare, non battute, ma... Accenni. Ok. Io più, se fossi lì, più sentendo questo dialogo, simpatizzerei per i rivoluzionari. Il governo è assolutamente impressionante. Signori. Onorevoli signori, io gradirei poter conferire con questo impostore. Se c'è qualcosa che non ci ha detto, posso assicurarvi che ce lo dirà. Ha detto molte cose, ma molto probabilmente nessuno le dice mai tutte. Se è vero che era un'esca, è possibile che sia solo un piccolo pezzo che non conosce il suo scopo, o forse potrebbe sapere qualcosa. Sento il dovere di assicurarne. Beh, penso sia abbastanza ovvio che sia un'esca, e quanto più ci agitiamo, tanto più la tela si stringe. Intanto che vanno avanti questi piccoli innuendo su un ragno. Madonna, ragazzi.
Arriviamo dal nostro... Lui ci aveva detto che era stato mandato dal ragno alla fine. Sì, 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 okay. Sì, sì, aveva detto che veniva da oltre, esatto, da oltre le montagne, esatto. E poi... Ma intendeva l'altro ragno, quello della leggenda dei Cinque Anelli della nostra campagna. Il ragno umano. Beh, tutte le mie metafore valgono uguale, quindi... Andiamo un attimo dal nostro duo spirituale, cioè il Bonzo e lo Yamabushi, che si sono allontanati dalla stanza dove i nostri samurai stanno cercando di mettere dentro tutti. Suonava malissimo. E questo è metallo. Ancora. No, non può essere l'ottocentesimo metallo questo. No, giusto, va bene. Dai. No, io. Non era il metallo. Scusate. Ma quel rumore sì. Che rumore è? E andate a cercare, certo, la vecchia che, con cui avevate parlato e che non vi aveva detto tutta la verità. Ma nient'altro che la verità. Chiedendo un po' in giro, vi dicono che l'hanno vista accogliere un ospite che evidentemente arrivava da lontano, perché per come era vestito, con le vesti abbastanza pesanti, il cappello di paglia a tesa larga per la pioggia, il bastone da passeggio, sembrava arrivare da parecchio lontano. Era evidentemente un samurai, perché aveva al suo fianco il daisho, e l'ha portato nelle stanze degli ospiti per evidentemente metterlo a suo agio e farlo riposare. Non era un samurai così importante da essere accolto da Kojiro-sama. Okay. Vi indicano comunque la zona del palazzo dove si trovano le stanze degli ospiti e andando da quella parte sentite che c'è parecchio silenzio, più di quanto vi aspettereste dalla zona degli ospiti del Palazzo Imperiale, due giorni prima dell'abdicazione. Abdicaggio dell'imperatore. Yosunari-san. Chi stiamo cercando? Una gentile signora che non ci ha raccontato tutta la verità. Ah, è una cosa spiacevole questa. Molto spiacevole. Anche per un bonzo. La verità, in fondo, è quello che si cerca sempre, no? Assolutamente. Beh, io seguirei la pista. Andiamo dove c'è silenzio. Esatto. Proseguite quindi verso le sale, le camere da letto proprio degli ospiti di palazzo. E in questo momento della giornata è anche plausibile che nelle camere non ci sia nessuno. Però è comunque strano che non ci sia qualcuno che sta sistemando le cose. Non sentite il rumore, ad esempio, se questo samurai è arrivato da poco. Comunque gli staranno preparando il bagno, gli staranno portando dei vestiti di ricambio, gli staranno portando qualcosa da mangiare, invece tutto questo non lo sentite. Ma una domanda, io riesco a percepire i kami sempre o devo comunque fare delle divinazioni? Allora, i kami riesci più o meno a percepirli senza doverti concentrare, senza fare nulla. Infatti prima, senza che tu facessi niente, hai sentito che se ne erano andati. Certo. Per qualche motivo. Anche in questo caso sono presenti, ci sono... Sì, ci sono, in questo caso percepisci i kami anche se non percepisci tutti i kami. Tutti i kami, ok. Hanno un umore i kami? Hanno una... Riesci a percepire che ci sono. Che ci sono, ok. L'umore. Riuscire a capire di che umore sono dipende anche da che kami vuoi contattare, perché il kami della terra, il kami del fuoco rispondono sempre in maniera diversa dal kami dell'aria, dal kami dell'acqua e dai kami del vuoto. Allora, mi verrebbe in mente comunque di cercare di percepire l'umore dei kami dell'aria, appunto perché sicuramente ascoltano più cose e quindi se c'è qualche diceria, c'è qualche cosa interessante, potrebbero saperlo, comunque potrebbero anche essere più interessati. Quando ti dicevo che non percepivi tutti i kami che normalmente percepisci, quelli dell'aria sono quelli che non riuscivi a percepire. Che non ci sono, ok. Quindi vuol dire che qualcuno li ha un po' zittiti, cioè, li ha zittiti o li ha allontanati o gli ha chiesto un favore talmente impegnativo che si sono stancati e se ne sono andati. Ok.
sono assenti dei kami, i kami dell'aria non ci sono. L'inganno. Esatto, qualcuno sta cercando di nascondere o celare qualche segreto. Va bene, e allora non resta che scavare. Io cerco di, cioè, inoltrarmi nelle stanze degli ospiti. Apri, socchiudi qualche porta per vedere che cosa c'è dentro. La maggior parte delle stanze sono semplicemente vuote, non c'è nessuno all'interno. In una stanza vedi che c'è una persona che sta dormendo in maniera abbastanza scomposta, però è proprio lì che fa. Ok. Con la gocciolona di muco, ovviamente. E prosegui per un po' fino a che non arrivi davanti a una stanza che, a differenza delle altre, che comunque essendo stanze degli ospiti hanno tutte delle finestre o delle porte che si possono aprire sul cortile interno o esterno per dare luce alla stanza, questa si sembra particolarmente buia. E quando provi ad aprire questa porta, appena smuovi un po', senti che fa un po' fatica ad aprirsi, e quando la smuovi un braccio cade di fianco dalla porta, e se continui ad aprire cade verso di voi il cadavere di un uomo sulla quarantina. È vestito con dei vestiti da viaggio, sembra abbastanza sporco e stanco. E giace morto ai vostri piedi. È freddo, tostandolo. È abbastanza freddo, anche il corpo è abbastanza freddo, quindi non è appena morto. Non siete sicuri di quando fosse arrivato l'uomo di cui vi hanno parlato all'ingresso, certo. Perché a meno che non abbiate fatto delle domande specifiche. Se avete dei punti fortuna potreste averlo chiesto con specificità. No, non ho punti fortuna. Ma posso averlo speso io e Kaed l'aveva chiesto e loro avevano ascoltato? Sì. Questo è l'inizio. Okay. Da quanto era arrivato? Vi ricordate che ci aveva parlato? Allora, l'uomo che è arrivato qualche ora fa saranno state 3-4 ore fa. Quindi non può essere freddo. Okay. Voi questa mattina siete usciti dal palazzo più o meno a quell'ora. Perché tra tutto quello che avete fatto per attraversare la città... È arrivato poco dopo di noi, in teoria. È arrivato, sì, più o meno quando siete arrivati voi. Ma dai vestiti e da come messo non si è neanche lavato, non si è neanche sistemato. No, sembra che sia entrato nella stanza e qualcuno l'abbia ucciso prima che riuscisse a fare qualsiasi cosa. E vi rendete conto che la stanza sembrava buia perché da dentro è proprio stato verniciato, no, è stato verniciato di fretta, scuro. Di tutta fretta, con dell'inchiostro, in modo da scurire un po' la stanza, probabilmente per non far vedere a chi stava entrando effettivamente cosa sarebbe successo. Questo da fuori non si vede, perché comunque non essendo fatte di vetro, sì, magari qualche macchia di inchiostro si poteva notare, però un occhio che non stava badando a questi dettagli non si sarebbe notato. Io che sono comunque sopra il cadavere, si vedono dei segni a prima vista di una ferita, un qualcosa che l'abbia portato alla morte, o anche, che ne so, le labbra hanno un colore che può essere correlato a veleno? Allora, non noti ferite. E la cosa che ti fa rabbrividire un attimo e che capisci forse che cosa abbia causato la morte di quest'uomo è che ti sembra che sia soffocato. Okay. Completamente, ma non ci sono nemmeno segni di strangolamento alle mani, cioè di mani sul collo. Mi può venire in mente il vuoto? Ti può venire in mente sicuramente che qualcuno abbia chiesto ai kami di uccidere questa persona, che siano quelli del vuoto che hanno imposto la loro volontà su quelli dell'aria, o che abbiano chiesto direttamente a quelli dell'aria, la probabilità è esattamente la stessa. Senza... Un soffocamento è più simile ai kami dell'aria. Sì, però se uno è talmente vicino a quelli del vuoto potrebbe anche dire
Kami del vuoto, voi che governate tutto il resto. Certo. Costringete quelli dell'aria a soffocare questa persona. Certo. È una cosa che riesco a capire o devo fare comunque una prova a chiedere per essere sicuro? Per essere sicuro al 100% dovresti o chiedere ai Kami che sono rimasti o cercare di capire meglio che cosa è successo al corpo. Ok. Se vuoi chiedere ai Kami, ovviamente è una prova di umiltà in questo caso. Sì. Se vuoi capire che cos'è successo al corpo, è più una prova di compassione, perché ti stai mettendo nei suoi panni e cercando di capire cos'è successo. Ok, e se usassi invece un filo lo saprei. Se usi un filo lo scopri automaticamente, perché è un successo automatico. Prendi punti onore come se avessi fatto 6 col dado e puoi tirare per le eventuali specializzazioni. Ok. Sì, uso un filo per saperlo. Quindi tiro comunque i dadi? Puoi tirare solo il dado della specializzazione per vedere se prendi altri punti fortuna oltre a quelli che hai già preso, che sono 2. Va bene. Beh, ho fatto 2. No, quindi prendi 2 punti fortuna, sì, puoi aggiungere una specializzazione. Ok, va bene. È quella che vuoi. E un po' di una sciagura, perché hai fatto 2 con il dado del fato. Anche se usi il filo? Eh sì. Dove segno le sciagure? Tieni. Okay. Grazie. Abbiamo dei comodi token della leggenda di 5 anelli da usare. Io porto anche usato il filo prima. Eh? Anche io ho usato il filo prima. Dovevi prendere i punti onore. A meno che non vuoi prendere. Io, va bene, vai. Allora, mentre tu scegli il potere, guarda quelli dello Yamabushi, guarda quelli del saggio, scegli quello che preferisci. Quello che è successo è che qualcuno non ha chiesto a quelli del vuoto di imporre la propria volontà. È stato proprio uno Shugenja molto affine all'aria. Okay. Che ha chiesto ai cani dell'aria di svuotare i polmoni di questa persona, che è morta praticamente sul colpo. E i cani però poi si sono annoiati e se ne sono andati. Ok, posso anche provare a chiedere ai cani per qua, cioè qual è stata la giustificazione che li ha, cioè qual è la stata preghiera, la richiesta, la preghiera. Allora, tu puoi spendere punti fortuna per migliorare l'esito di una prova, quindi una delle cose che puoi fare è spendere un punto fortuna per ogni ulteriore domanda che vuoi fare. Ok, direi che uso un punto fortuna per chiedergli qual è stata la motivazione o la giustificazione che le è stata richiesta per far sì che loro togliessero l'aria a questo poveraccio. Quello che ti risponde è un Kami della terra, che sono quelli più pacati e disponibili a parlare con gli Shugenja senza fare troppi giri di parole. Certo. È lui. Oh, coso. Oh, padrone, capo. Capo. Ti può, capo. Cioè, oh, zio. Dammi fastidio se mi addormento. Capo, oh. Certo, sono anche abbastanza contento del fatto che un Kami della terra mi abbia reso questa grazia del parlare con me. E è di pochissime parole, sì, come tutti i Kami della terra, e ti dice: non voleva far sapere che il suo volto era cambiato e che ha preso le sembianze di quest'uomo. Quell'uomo, sì, quell'uomo. Quest'uomo qui, per citare Excel Saga. In questo palazzo c'è qualcuno che ha la capacità di mutare il suo viso e diventare qualcun altro. Falena! Falena, colpa sua. C'è Yasunari con i vestiti di Falena che gli fa sì. È molto vero. Questo poveraccio ha subito questo destino, appunto, perché qualcuno voleva rubargli le sembianze. Tristemente inquietante quello che sta accadendo. Se mi consenti, io ho bisogno di rifletterci sopra. Prego, vuoi. Allora, io mi ricordo richiamo il koan del mio maestro, che è il mio oggetto più importante. La sua domanda è: che suono al silenzio? Mi siedo, chiudo gli occhi, medito, entro in cioè uso la specializzazione che ho in meditazione e provo ad ascoltare molto finemente tutti i rumori che ci sono intorno alla stanza,
per vedere se c'è qualcuno che ha lasciato una scia, che è vicino a noi, che puoi scegliere se fare una prova di umiltà o di dovere. Umiltà. Allora, blu la prova, rosso la specializzazione. Beh, bomba. Superata. 9 e anche 2 punti fortuna. Ok. Allora, i suoni, come dicevo prima, sono quasi completamente inaudibili, cioè non c'è nessuno che stia facendo rumore, se non il tizio che avete quasi svegliato prima. Anche se ti rendi conto che chi ha commesso il crimine è dovuto andare via più di fretta di quanto avrebbe voluto. Perciò sono rimaste alcune tracce di inchiostro. Probabilmente aveva una mano sporca e quando ha aperto la porta si è appoggiato probabilmente fuori al muro, ha lasciato, ha macchiato il corridoio. Prima non ci avete fatto caso perché sono veramente piccole e difficilissime da notare, però adesso che sapete cosa è successo riesci a notare tutto questo. E le tracce escono dalla stanza e da quello che ti sembra di capire stanno andando al piano di sopra. Il piano di sopra che è? Quindi gli ospiti sono acquartierati al... Gli ospiti sono già al secondo, al primo piano. Ok, quindi ci sarebbe il secondo... Gli ospiti di questo livello scarso. Ok, come si chiama? Siccome la famiglia celeste parte dal terzo, che c'è il principe, poi la moglie, poi l'imperatore, quindi abbiamo un piano di mezzo in cui ci sono gli ospiti di alto livello. Esatto. Ok. È il mister... Sì, il nostro amico muta viso, muta forma, muta tutto... andato su. Ma un forestiero può viaggiare, può attraversare i piani come vuole? Oh, ma questo non è un forestiero normale, evidentemente. Sicuramente non ha preso la strada abituale per salire. Che questo è vero. Dobbiamo avvisare gli altri in questo caso. Credo che vadano avvisate ben più che sono gli altri. Sì. Almeno le guardie. E torniamo un attimo a questo punto dagli altri e che da c'è in questo momento Kinzoku. Falena che sta dicendo, perché il dubbio è come del veleno che ti paralizza e poi ti consuma dall'interno. Quindi sotto pelle. È una mezz'ora che va avanti per metafore. Esatto. E ti consuma dall'interno per poi venire succhiato da chi ne guadagna di più. Tra l'altro Falena è lì da sola perché tutti gli altri sono Non chiuderti nel tuo bozzolo sperando di non... No, però sta chiedendo chi sarebbe a guadagnarci di più da questo, visto che abbiamo deciso che sarebbe stato impossibile che fino all'incoronazione quest'uomo passasse per il Mikado. Qualcuno che voleva che forse persone chiamate per aiutare dirigessero altrove la loro attenzione in un momento specifico, ma forse un momento rilevante. Ma quindi ora che la nostra attenzione è rivolta verso Ponzu, temo... almeno è quello che ha detto lui, è verso il ragno al di là delle mura? Sì, è vero. Vi ha rivelato questo soggetto come è stato in grado di cambiare il suo, di mutare, sì, il suo aspetto? È stato Ponzu, uno Yamabushi ormai caduto in disgrazia che lavora per la Yakuza fuori da questa città. Ponzu. Posso... Ma sarà vero? Ecco, esatto. Allora... O la trama è ancora solo più fitta? Allora, se mi stai per chiedere se puoi spendere un punto onore per sapere qualche cosa in più, più o meno sì, nel senso che ti puoi dare dei piccoli vantaggi. Certo. Allora, io ci sono tante cose su cui sono... Ecco, prima cosa, posso spendere un punto onore per aver intravisto il riflesso della spilla nella sua manica? Il riflesso di quale spilla? La spilla della fermacapelli.
di... Ah, di quello che... Sì. Di beh, penso sia più facile che te l'abbia detto comunque Gaikiri. Noi gliel'abbiamo fatto vedere a lei. Gaikiri. Anche perché era, ah, okay, era di Gaikiri. Ok, allora... Era di Gaikiri. Prima cosa... L'aveva preso la sorella. Prima cosa che volevo chiedervi era se qualcuno di voi aveva ancora il fermacapelli. Io lo spiro dalla mano. Posso? Ti faccio un cenno come... Lo annuso e voglio capire, guardandolo, annusandolo, se c'è qualche traccia di veleno, magari un sonnifero, anche qualcosa di non necessariamente, come si dice, letale. Alcun narcotizzante. Io capisco esattamente cosa sta facendo e dico, non solo da lì si può pungere, ma anche dall'altra parte cerco di l'aiuto. Ok. Allora, dato che... la specializzazione in veleno. Perfetto. Non avete però un legame tra di voi? No. No. Quindi non gli dai il vantaggio, però gli dai un punto fortuna, fortuna che può spendere che subito. Beh, lo spendo subito perché sono già a cap, quindi lo spendo. E già che ci so, vigilare, secondo me è borderline. Secondo me anche no. Vigila. Ah, ci sta. Ok. Allora, di nuovo quello rosso è la prova. 5 più 1, 6 più slealtà? Crudeltà? No, in questo caso giustizia. Ci sta o slealtà o giustizia, vanno bene entrambi perché... Ho fatto 10. Ho fatto 10. E hai preso comunque una sciagura. 2! Sono arrivato. Non puoi aver fatto 10. No. Come no, scusa? 5. Non puoi avere 5 in un'abilità, quindi non puoi aver fatto 10. Ma ho usato un punto... No, il punto fortuna non ti dà un... Il punto fortuna sarebbe per avere cose in più. È un bonus. Ah! È tipo come un vantaggio. Ma che idiota che sono, scusa, niente. Perdona, allora il vantaggio ce lo raccontiamo dopo, ho fatto 9. Comunque. E però ho accumulato 2 sciagure. Che è il limite che puoi tenere. Yes. La prossima si spendono tutte e 3 insieme. Ok. Lo so. Sventura. Allora, guardando il riflesso, annusando l'odore, sentendo se percepisci magari al tatto un'incrostazione di qualche cosa... Effettivamente il fermaglio è stato avvelenato, è un veleno molto blando che non avrebbe fatto in realtà nessun danno effettivo. Ok. E dall'odore che senti sul fermaglio, comunque l'odore che senti non è né il profumo tipico di Gaikiri né quello che Gaikiri avrebbe dato a una persona come Yuki. Ecco, infatti il punto... lo volevo usare proprio per questo. A me, dato che so quando, cioè mi è stato detto quando sono arrivati e quando sono andati via, a me quadra con la loro assenza dalla casa di te, da te, quello di entrambe, l'uscita insieme. Sì, è una cosa abbastanza normale. Okay. Che una sorella maggiore esca con una sorella minore. È strano che una sorella maggiore torni senza la propria sorella minore. Anche se in realtà Yuki era abbastanza una minchiona. Certo. Era abbastanza avvezza a creare casino, a fare le cose non nella maniera corretta. E potrebbe aver convinto Gaikiri a darle del tempo in più. Però quello che ti sembra strano è che Gaikiri abbia accettato. Certo. E poi mi hai detto non c'è odore che... possa ricondurre né di uno né dell'altra. Io vi dico subito della presenza del veleno, vi dico anche che non era inteso ad uccidere, per quel poco che ne so, e ti porgo la spilla, avendo capito che comunque sei più esperto di me, esperta di me. Non la prendo. Sai che non so chi sia più esperto tra i due di veleno. Anche perché posso avere, sì, ho anche la seconda prova sul sacheio. Vi dico, qualcosa non torna. Pare che io non sento la traccia né l'aroma né i profumi che conosco e ricordo sia su entrambe le mie figlie. Questa spilla però è stata per ore nascosta tra i vestiti del Mikado. Oh, i nostri profumi... sono fatti per rimanere vicini alle narici non solo, di chi ci deve ricordare. Tu conosci bene l'odore dei vestiti del Mikado e non c'è l'odore dei vestiti del Mikado su questa cosa.
Quindi non può essere stata lì ore. Certo. Minuti, sì. Ore, no. Beh, la nostra unica pista rimane questo ponzo. A meno che non abbiano scoperto qualcosa di altri lupi. A meno che questa spilla non sia stata messa per depistaggio. Ecco, una cosa importante. Minuti sì, ore no. Qualcuno all'interno di questo edificio l'ha posata poco prima che arrivaste. Forse sappiamo anche chi. Faccio un cenno con la testa, come dire. Sì. Io guardo Lady Falena, come dire. Ah, sì? Beh, se ricordi le parole di prima dei Two Shot che ti ricordi noi e di Yasunari-san, non solo. Lui non parla con i kami. No. O è comunque con i kami. A volte riesce a percepirli lo stesso, però è più una cosa da monaco, quindi se sono i kami che gli vogliono parlare, li ascolta, ma l'illuminazione che ha avuto il nostro compagno era che non solo in qualche modo, nonostante qua guardo Kojiro, nonostante non l'abbiamo incontrato oggi, il Mikado ci ha mentito. Ma anche che la donna con cui hai parlato non aveva raccontato tutta la verità. E immagino che sia per quello che gli altri lupi si sono allontanati un momento dal branco. Non intuivo con questo che avesse mentito. No, ma potrebbe aver nascosto. Quanto sarebbe stato difficile per lei nascondere la spilla nella stanza del principe? Ne aveva accesso. Credo poco. Temo poco a questo punto. Il Mikado vi ha mentito nonostante non abbia mai parlato con voi? Non è il mio campo, diciamo, di specializzazione. Beh, questa è una... mi sembra un auspicio molto criptico, ma... Di solito sono sempre così. Certo, è vero. Mi sovviene anche che suona meno insensato di quanto potrebbe sembrare, dato il fatto che qui qualcuno ha la capacità di cambiare volto. Che colui che è sparito non sia mai uscito? Il Mikado io so che non ha poteri, che io sappia. Anche questo no. Qua che ha cambiato la faccia. Non dovrebbe, però comunque discende da uno dei primi kami, anzi neanche i kami, una delle fortune che hanno dato origine a tutti i clan, quindi io devo farlo. Magari non è uno Shugenja, però del sangue divino ce l'ha. Io avevo speso un punto onore in più sulla spilla. Potrebbe essere stato un regalo di qualcuna delle mie protette che Mikado ha tenuto per un po' e che quindi ha perso. No, ti sembra molto difficile una cosa del genere? Sembra più una cosa cocaina piantata dal poliziotto. Sì, assolutamente sì. Esatto. Okay. Perché per dove ti hanno raccontato che hanno trovato la spilla, per la condizione in cui hai trovato la spilla, è stata trafugata e messa lì. Qualcuno l'ha rubata e l'ha piantata per far ricadere la colpa, soprattutto dato il fatto che era avvelenata, ma con un veleno leggero che anche certo. Se fosse stato colpito nessuno sarebbe morto, però era un veleno, quindi hai cercato di avvelenare il figlio dell'imperatore e muori. Era stata proprio messa lì per dare la colpa a qualcuno. Ok, era più colpa mia. Io faccio un passo verso il tizio bendato, guardando verso Kojiro, facendogli un cenno con la testa, cercando di fargli capire: posso fare quello che voglio? E Kojiro ti fa un cenno di proprio molto... Vai! Ti vedo doloroso con la testa. Ti vedo troppo silenzioso. Pai! Gli do un cazzotto nello stomaco. Ah! Sprofista proprio. Sul fianco, sul rene. Minchia. Ti ho detto tutto quello che potevo. Ci sono molte cose che non quadrano. E quando le cose non quadrano, gli scorpioni si arrabbiano. Lo prendo per i capelli e lo faccio inginocchiare tipo per terra. Si inginocchia. Purtroppo, Kojiro-san... Come consuetudine non ho potuto portare le mie armi qui. Va bene comunque se uso le mani, gli do un cazzotto in faccia. Oh. In realtà è più per intimidirlo che per fargli male. Per intimidirlo nel tipo, ti do tanti di quei cazzotti che prima che muori dei cazzotti ci vorranno ore. Io sussurro, ho visto scorpioni interrogare, mi ha fatto più paura di quando sono stata sul muro e uso intimidire per aiutarti. Io gli porto un secchio d'acqua. Allora, prima di portare il secchio d'acqua, Kojiro si gira dall'altra parte perché è una roba orribile da vedere,
per te è una delle cose più disonorevoli a cui stai assistendo nella tua vita. A me non mi frega un cazzo invece. Però ci ho avuto il permesso del padrone di casa. Che orrore. Oh, posso fare una prova di crudeltà? No, poi vedi tu. Lo sapevo che prima o poi ci scappava la mano. Guarda, io ho trovato una manina. Eravamo troppo tranquilli. Tuo sangue, cioè, un'indagine fatta assurde con la testa. No. Guarda, no, io vado a cercare la signora. Tanto la e mentre questo, gli dico anche, sai che. Tipo, gli passo la mano in maniera da due schiaffetti, accarezzandolo lievemente in maniera molto malvagia. E sai che il tuo piano non avrebbe mai avuto successo, quindi tu sei stato mandato a morire per niente. Credo che questo potrebbe essere l'unico caso con le uniche persone, in quanto purtroppo questo scorpione tiene molto a Isho-san e all'onore di questo posto, quindi preferirebbe non dover raccogliere i denti dal tatami. E gli voglio raccontare la storia, una storia, perché io so storie zen, ma io Robè non la so. Una storia di una versione tipo dello scorpione e la rana, però più sul... Una grande storia che tutti gli esatto, scorpioni, gli scorpioni la impar- è la prima cosa che imparano quando sono bambini. Mamma mia. Variante del tipo che è il se quando qualcuno viene usato da esca, è un'esca abbastanza ovvia perché Kojiro l'avrebbe sgamato subito, quindi lui non avrebbe mai potuto prendere il posto. Era solo una pedina sacrificabile che non avrebbe portato nessun onore né a lui né anche al suo padrone. È la storia del furetto liberato nel giardino di casa. E poi passo col falco. Mentre qualcuno scappa di là dove non fa, l'altro furetto scappa per non farsi beccare. Esatto. Però ho trovato una mano. Sì, hai un però punto, non ho il vantaggio. No, hai un punto fortuna extra. E fa, non la conosco questa storia del cazzo. No, perché l'ha menato talmente tanto che non sente. Purtroppo crudeltà non ce l'ho fatta perché sarebbe 6, non 7. Comunque io di questa roba non voglio vedere niente. Io sono uscito e vado a cercare la vecchia, quella con cui avevo parlato. Faccio... Esco anch'io portandomi via. Non parla. No, allora io faccio un cenno a lei. Non parla. Forse ci vuole un tocco più delicato. Forse. E prendo la spilla. Ripagare con la stessa moneta chi ha portato. Avveleniamolo una seconda volta. Chi ha... Io non lo so che è stato avvelenato la prima. Chi ha portato un dono potrebbe essere un elemento di convincimento. D'altra parte, forse non dovevo uscire. Questa spilla è passata di mano più di una volta. Purtroppo io non riesco a far capire a quest'uomo quanto ormai attenersi ai suoi segreti sia inutile e disonorevole per se stesso. Che si avveleni di nuovo. Si avveleni di nuovo. No, lo lascio per terra, faccio un passo indietro e mentre loro escono rimaniamo solo io e lei e io chiudo la porta dietro. No. Preparate la sabbia. Io per essere sicuro che non abbiamo guarding. Messo... Guarda, è ancora meglio. Io ancora meglio. Ancora no. È una versione giapponese del waterboarding. Scusa. Esatto. È sicuramente metallo. Brucia... Già lo so. No. Intanto sei una geisha, sei sicuramente esperta in sado. Allora, io perché? Allora, io voglio sapere se lui sapeva, cioè nel senso, voglio sapere se lui sapeva. Ok? Okay. Se sapeva qualcosa, se sapeva da chi doveva, cioè chi doveva oh mamma mia. Distrarre se chi è entrato eventualmente nel palazzo. Utilizzo un filo, ok, e gli tolgo il cappuccio con delicatezza, gli faccio cenno gentilmente ma in maniera irremovibile. Mi nascondo nella stanza cercando prima che gli tolga il prima che gli tolga il cappuccio per fargli credere che ci sia solo lei. Va bene. Beh, se prima di togliere il cappuccio prima di togliere il cappuccio tirare. Ok, allora se fosse solo lei, io prendo i racconti del cuscino. Mm-hmm. Okay. Leggi cosa fai, racconti del cuscino. Quando ti trovi da sola con un interlocutore, guadagni subito la possibilità di effettuare una prova di umiltà. In caso di successo, il tuo interlocutore ti rivela un segreto su un'altra persona. Non puoi guadagnare sciagure su questa prova. Inoltre, quello che faccio è usare anche sake, che è un mio. Che è un altro potere. Combo. Al di là del fatto che sono immune ai veleni, posso ritirare eventualmente una prova fallita per avvelenare un avversario.
Quello che voglio fare è, in maniera cerimoniosa e cerimoniale, versargli il sake nel modo perfetto, facendolo inginocchiare, mettendolo a suo agio e parlandogli, ok? E mi voglio giocare così il fatto di avere sake. Mentre gli sto parlando, lui non sa se il sake è avvelenato o non lo è, quindi è l'ultima sua possibilità per scaricarsi la coscienza prima eventualmente di morire. Ma lui non lo sa. Dato io non sapevo che dovevi essere da sola, però vedi. Perfetto. Quindi è una cosa assolutamente intima, è come se io gli stessi scaricando l'ultimo peso della coscienza, e forse gli sto facendo anche la grazia, perché lui non sa se è avvelenato oppure no. Il che fa bene è peggio. Esatto, te l'ho detto che come veleno non so chi è peggio dei due. No, qua la Geisha è potente. Allora, inizia a versargli il sake. Cioè, intanto gli racconto del fatto che quando, cioè nel senso, anch'io sono stato, cioè sono stata, ho dovuto, come posso dire, arrivare molto spesso a dei gesti estremi compromessi con la mia coscienza. Essere una donna in questo contesto non è semplice. Essere una geisha a volte significa fare delle scelte difficili, ma la grazia è tutto ciò che ci rimane. E cosa c'è di più disonorevole che andarsene senza grazia? Voglio fargli una gentilezza. Lui non può passare gli ultimi momenti della sua vita sempre facendogli capire che potrebbero essere gli ultimi, senza un gesto di gentilezza, che quindi bere buon sake e fare una buona conversazione. È l'unico modo che c'è per potersene andare serenamente, sapendo che comunque si è fatto ciò che si riteneva giusto. Vedi che lui, dopo il terzo bicchiere di sake, si inizia a rilassare, inizia a colorarsi un po' le guance. Tra lo stress, il veleno, tutto quanto. Io bevo con lui, tanto sono immune all'alcol, completamente. E a un certo punto appoggia il bicchiere di sake davanti a te, aspettando che tu gliene versi un nuovo bicchiere, e ti dice: siamo entrati in... dovevamo entrare in due in questo palazzo. Io ero il secondo. Dovevo essere il figlio dell'imperatore solo per qualche giorno. Poi me ne sarei tornato a casa con un sacco di soldi e la possibilità di dimenticare la mia famiglia e tutto quello che pesava sul mio passato e ricominciare da capo. E quest'altra persona avrebbe preso il mio posto, non so come avrebbe fatto, però... boh, non era più un problema mio. Io dovevo... semplicemente aspettare che l'imperatore abdicasse, che io venissi incoronato principe, poi me ne sarei andato dopo pochi giorni, 5-6 giorni al massimo. E quanto tempo fa è arrivata l'altra persona? Circa una settimana fa. Conoscevi il volto con cui si sarebbe presentato questo palazzo? No, come puoi sapere il volto di una persona del genere? Certamente. Pustorinata. Pari e avvelenato. Ok. Dispari. Gli ho versato del sake. No, gli ho versato del sake. Pari e avvelenato. Lo guardo. Dico, così. Il peso di una verità trattenuta si è finalmente sollevato dalle tue spalle. Questo è stato un buon funerale. Gli faccio un inchino, mi alzo e a passettini minuscoli e aggraziati esco dalla porta. E senti dietro di te solo il crash della bottiglia di sake e dei bicchieri che si infrangono per il corpo di questo Burakumin che cade addosso al tavolino. Appena esco vi dico che una prima persona è entrata una settimana fa qui e che l'attenzione di Kojiro-sama è richiesta al fianco dell'imperatore per fare in modo che nessuno possa avvicinarsi fingendosi qualcun altro. E io esco dalla porta anch'io dopo e me la richiudo dietro per far credere che chissà cosa gli ho fatto a quello che era rimasto. Beh,
per terra, da. Sì, ma no, ma lo faccio guardare Faleno e non te. È una questione di grazia. Intanto arrivate. Sono anche, gli scorpioni sono abituati. Anche voi due che siete stati al piano di sopra avete trovato tutto quello che c'era da trovare. E vi trovate in realtà prima di arrivare di sotto sulle scale. O salire seguendo le tracce o scendere e tornare dagli altri. Non sono uscito dalla stanza comunque. Poi ci vediamo. Ancora scendere. Ci vediamo. Sì. Okay. Io salirei. Ok, allora io vado a avvisare gli altri. D'accordo. Noi ora siamo pian terreno o al primo piano? Voi siete a pian terreno, loro erano al primo piano e ok, adesso lui sta salendo. La vecchia che aveva mentito stava al secondo? No, stava al primo, stava insieme agli ospiti non di rilievo. Però lei saliva negli alloggi? Lei poteva salire ai piani superiori. A pulire? Certo. Quello che avevo detto prima, salivo al primo piano, quindi per andare... Lì incroci mentre stai salendo. Io, Kishino-san, lascerò i soliti segnali per seguire i miei movimenti. I soliti segnali sono: con la punta delle frecce faccio delle tacche sulle finiture delle porte. Voi sapete dove andarli a cercare. Faccio un segno con la testa per dire okay, che ho capito. Torno nella verso la sala e incroci prima Takaki. Abbiamo trovato una persona morta nelle loggi degli ospiti. Probabilmente qualcuno è entrato e ha preso il suo volto, uccidendolo. Tu sai tutto. Domanda al master, quanto è grave ammazzare qualcuno nel palazzo dell'imperatore? 100%. Ok. Oltretutto, uccidere qualcuno senza nasconderne il corpo vuol dire che è veramente sotto pressione e in difficoltà questa persona. La consecutio temporis di questa cosa, cioè lui... Quando è successo loro sono... in contemporanea. Quindi lui sa quello che ho appena detto? No, perché lui è uscito prima. Ah, giusto. Io ho detto esco e per non sentire quel che succede vado di sopra a cercare la vecchia tenente. Ho incontrato lei per le scale. Dove sono gli altri lupi? Credo siano rimasti col nostro ospite. Ok, dobbiamo fare in modo di mobilitarci perché... Dov'è Koji-san? È andato al piano di sopra. Da solo? Sì, è andato sulle tracce del il possibile impostore. Lo raggiungo in forma di altri. Certo. Io affretto il passo e cerco di raggiungerti. Intanto voi da sotto, tu hai estratto quello che potevi estrarre dal povero Burakumin. Io invece sono rimasto nella stanza, prendo il corpo del tizio e lo appoggio al muro come se stesse tipo riposando, in modo che qualcuno che entra non trova un cadavere disteso per terra in mezzo. Poi voglio provare a vedere sul suo corpo se c'è qualcosa che... guarda cosa ho trovato. Ah. I got your nose. Allora, oh, guarda cosa ho trovato, la tua vita. Una vite. Togliendo le bende, i vestiti sporchi che aveva addosso, trovi... in realtà ti sembra che l'abbia tenuto più per... preghiera. No, non è per preghiera, è per ottenere qualche cosa quando a questo punto quello che doveva fare era stato portato a termine. Come se fosse la ricevuta. È solo un pezzo di pergamena con il sigillo del ragno. E qua diventa... proprio palese, non c'è più possibilità di pensare no, era l'altro ragno, no, è un tizio che no, questo è il simbolo del clan del ragno ed è in ceralacca ed è per forza quello autentico. Quindi il ragno ha pagato questa persona per fare qualcosa, per impersonare il principe. Il perché è ancora da capire, ma è 100% sicuro che la persona che state cercando... Intasco il coso, alzo un po' la maschera, mi sniffo un po' della mia polvere di falena e provo... Vedi i puffi? No. Esatto. A forma di ragno però, a sei zampe. Tiro un po' della polvere per darmi un attimo di carica e poi giro lievemente il vaso di terracotta che la contiene per azionare quel meccanismo che continua lievemente a spargerla intorno a me molto delicatamente, perché voglio usare maschera di mille volti per andare in giro senza farmi vedere. Ok. Seguendo loro in modo da poter comparire alla ninja dietro.
Ah, ma io ero già qui. Ah, dai, in realtà eri già lì e semplicemente... Devo tirare per maschera di 1000 volti, giusto? O no? Eri già lì. Hai il manuale di fianco a te. Esatto. Leggi il manuale. Perché so che posso ammaliare infinite persone, però... Allora... Quando usi effetti di illusione per alterare il tuo aspetto, quindi devo tirare. Devi tirare. In questo caso puoi scegliere se fare una prova di slealtà o anche di dovere, perché tu comunque lo stai facendo per arrivare al fare lo scorpione. Esatto. Dovere, influenzo, allora spendo un punto fortuna. Hai preso anche una sciagura? No, perché non lo sto facendo contro nessuno. No, esatto. Ah, no, le sciagure le prendi solo se chi è contro di te è rivolto verso. Sì. Influenzo un numero di creature pari ai fili del destino per ogni punto fortuna che ho utilizzato. Quindi sono 1, 2, 3, 4, sono 10 persone. Beh. Quindi tendenzialmente tutti quelli che potresti trovare tra qua e esatto, i due piani. E seguo dove sta andando lei e loro che si stanno raggruppando. Voi due invece siete al secondo piano. Tu sei arrivato da poco al piano di sopra. Quando senti qualcuno che sta salendo le scale dietro di te, che è il tuo compagno Takaki. Koji-san. Oh, Aisho-san. Ho saputo cosa è successo al piano inferiore. Vi ho raggiunto. Sì. Non mi sembra saggio essere da soli in questa situazione. Diciamo che è stata una scelta di necessità. Il fatto che ci siate mi rassicura in maniera notevole. Abbiamo un ospite un po'... così potremmo dire indesiderato sicuramente, ma bizzoso, cambia aspetto in maniera vorticosa e assolutamente fastidiosa, quindi sarebbe bene abbatterlo prima che assuma l'aspetto dell'imperatore. Va prima trovato, potrebbe essere chiunque, vero? Però contemporaneamente ha la pessima abitudine di lasciarsi dietro delle tracce, quindi tendenzialmente potremmo seguirle. Fate strada quindi. Sì, volentieri. Allora, continuando a seguire le tracce che hai trovato prima, ti rendi conto che in realtà le tracce passavano per il secondo piano solo tangenzialmente, perché si dirigono proprio dritte verso le scale per salire al piano ancora superiore, al terzo. E quando arrivate nelle stanze del principe, a questo punto al terzo piano, come vi avevo raccontato l'altra volta, c'è il corridoio centrale per andare ancora più su, là del destra e sinistra, e a destra e sinistra le vere e proprie stanze. Vi sembra di sentire dalla vostra destra il rumore di qualcuno che sta battendo contro, potrebbe essere contro un tatami, contro una parete di legno, contro qualcosa del genere, e le tracce finiscono praticamente lì. È come un picchio che lo sta continuando. Aiuto, sono chiuso sotto tatami, aiuto. Vabbè, io mi avvicinerei furtivo prima di vedere chi sta facendo. Socchiudiamo la porta per vedere se c'è qualcuno dentro. Da dove proviene? Sulla destra, da dove proviene questo? Allora, socchiudendo la porta, non vedete da dove arrivi, però riuscite a capire più o meno la direzione, perché voi vi trovate appena saliti le scale, quindi la porta è praticamente al centro di questo lungo corridoio, e socchiudendo la porta, arriva dalla vostra destra, più o meno nell'angolo della stanza. Vicino a dove c'erano i vestiti, la spilla. No, quelli stavano nell'altro lato della stanza, era il lato sinistro delle camere. Questo sta nell'angolo in basso a destra praticamente. Cioè diametralmente opposto dove avete trovato i vestiti, la spilla e tutto il resto. Che dici, entriamo? Sì, e cosa vediamo mentre ci affacciamo per queste stanze? Allora, le stanze, quelle dall'altra parte, non sono cambiate, nessuno le ha toccate da quando siete stati qua l'ultima volta, e quelle a destra che avevate guardato ma solo di sfuggita perché non c'era nulla di apparentemente interessante, sembrava che fossero praticamente
uno stanzone che poteva essere diviso in sei stanze più piccole tirando delle pareti mobili. E in ognuna di queste stanze c'era o un tavolino o un baule o qualche cosa del genere. Il rumore da cui sentite provenire, cioè il punto da cui sentite provenire questo rumore, è un baule. Di quelli che vengono usati in genere per portare i vestiti di qualche nobile quando fa viaggi verso i palazzi estivi o cose del genere. Quindi grosso. Bello grosso. Ok. Da contenere una persona. Abbastanza grosso da contenere una persona. È chiuso? Così a occhio sembra di sì. Da fuori ti sembra che proprio sia agganciato il gancio. Ok. Esamino il baule. Ti crede in tiasciabola. Un oni. Un mimic. Ah, ci siete cascati. Avete guardato il soffitto? Ottima domanda. Non l'hanno guardato. Perché gliel'hai ricordato? Non svelare i segreti degli scorpioni, per piacere. Sono 45, tutti così. Esatto. A ogni angolo. In realtà voi non mi vedete perché sono in soffitto. Guardando il baule, è evidentemente chiuso. Ti sembra che sia stato spostato qui, che non fosse qua in origine. Cioè non c'è polvere a terra né una sagoma, no. Lasciata al baule. E ti sembra anche di non ricordarlo quando siete saliti qualche ora fa a vedere che cosa c'era nella stanza. Ok, picchietto contro il baule. Tiratevi fuori! Tiratevi fuori! È una voce maschile. Ok. Con calma, non c'è più bisogno di picchiettare. Adesso ti tireremo fuori. Proviamo ad aprirlo. Uso la katana per far leva. No, vabbè, basta. Da fuori basta. La infilo fino in fondo per essere sicuro di riuscire bene. Esatto. Clac! La testa. È uno spettacolo di magia. Esatto. Sei riuscito malissimo. sì. Aprite il baule e dentro ci trovate Kojiro. Eccolo qua. Puttana. Presto, il figlio dell'imperatore, il principe è in pericolo, dobbiamo trovarlo. Quella puttana deve averlo preso, l'avrà portato fuori quella da questa puttana? Città. Puttana? Sì, quella ragazzina, come si chiama? Juzi. Yuki, ecco sì, quello è il suo nome, io quello è il suo nome. Fino adesso non era. Ma dai, grazie Roberto per questa spiegazione. Ho visto Simone che faceva una faccia strana. Vado. Adesso cavolo, Simone ha fatto una faccia strana, vuole dire cosa? Però io avevo passato sincerità per capire se questo qua nascondeva qualcosa. No, no. Sincerità per capire se rimaneva stupito di vederlo. Io avevo cercato di passarla e non l'avevo passata. Sì, mi ero espresso male. Avevo detto se sotto lo stupore c'era qualcosa. Sotto il vestito niente. No, lui era genuinamente stupito di vederlo lì. E l'aveva riconosciuto subito, certo. Sì. Io scatto giù. Ok. Ecco cosa devo fare. Io sto seguendo lei con calma. Ecco, intanto dove sono? Tu sei tornata di sotto insieme. Ah, incrociati. Allora, in realtà ha incrociato lei. Le ha incrociate. Incrociate. Io? A me no. Esatto. No, l'hai incrociata. L'ho incrociata. Io voglio, adesso che so che c'è una persona che sa cambiare il proprio volto e che lo stiamo cercando perché è da una settimana che è qui, voglio utilizzare il mio potere custode della reliquia. Che fra le tante cose mi dice che ogni volta che fai la guardia o che ti guardi intorno alla ricerca di nemici che si muovono furtivi, hai una prova con vantaggio. Allora, ciao. Allora, la non mia sei un nemico. No. Okay. La mia idea è, inoltre, ho anche vigilare, quindi a doppio vantaggio. Allora, no, non è doppio vantaggio, però hai una specializzazione. Esatto. Allora, così la interpreto io, dato che comunque sono una geisha guardiano. Io sono stato educato. Educata alla cosa ne sai? Alla minima al prendermi cura di ogni minimo movimento, cioè nei momenti cerimoniali, durante la cerimonia, nel tè, nel camminare, nel comportarmi, ogni movimento è piccolo, curato, devo avere perfetta coscienza del mio corpo, di quello che faccio, e sono stato e ho in realtà cresciuto le mie sorelle minori educandole. So che il volto è
la prima cosa in realtà che tu vedi in una persona, però concentrarti su altri gesti, altre movenze più sottili, quindi piccoli modi di fare, piccoli modi di giocherellare con le mani, il tipo di camminata, il modo di comportarsi, la gestualità, il linguaggio non verbale, sono tutte cose che ti possono far rendere conto di una persona e del fatto che una persona non sia in realtà, si stia celando sotto una maschera, perché il volto magari lo possono simulare, ma non le movenze e le fattezze. Quindi dato che io sono stata a palazzo spesso, mi guardo attorno con attenzione per capire se qualcuno sembra qualcun altro, ma in realtà è un'altra persona. Ed è così che cerco di individuare il mio nemico. Ok. E ci riesci automaticamente perché hai usato un filo del destino per farlo. No, io ho usato... Allora tira. È una prova ovviamente di dovere o di coraggio. Dovere. Tutta la vita. Anche perché... ho un'onta da lavare. 3, 4, 7 più un 6 per il 3, 4, 7 più un 6 per il mio allora ce la fai, prendi due, ne uso uno direttamente per perché forza. Non posso tenere di più per forza e ti direi mi rendo conto di Kojiro anche se mi ha fregato fino adesso, perché mentre saliamo magari mi accorgo che ha una camminata diversa, un passo diverso. Ma perché è con noi? Sì, era con lei. Sono dietro di lei nascosta. Okay. E tu sei con non avevo capito che era ancora in giro con noi. Così era solo uscito dalla porta perché non voleva vedere cosa stava succedendo. Allora, dato perché non l'ha ucciso? Però aspetta, c'è da dire una cosa. Perché eravamo in mezzo a noi. Che io vi ho raccontato questo e così in tutto questo non ha fatto non ha fatto reazione. Quando me ne accorgo, neanche io reagisco. Ovviamente sto dietro a lui che sta sicuramente guidando il passo, conoscendo il castello. E nel momento in cui lo fa, io do un'occhiata a Kishino. Uh-huh. E in maniera abbastanza eloquente, chissà se tu mi vedrai, gli faccio stage whisper, gli faccio è lui, però glielo indico solamente. Ok, tu te ne accorgi per una cosa veramente piccola che nessun altro a parte te che lo conosci così bene avrebbe notato. Lui ha un piccolo neo sul collo di cui si vergogna molto perché è abbastanza a rilievo e quindi è stato sempre preso in giro da altri attendenti per questo suo difetto, e quindi tiene molto a coprirlo con il kimono, certo, con i capelli, con quello che può. E in questo momento invece non lo sta coprendo, e questa è una cosa estremamente strana. Io noto il suo gesto. Beh sì, tu anche perché sei fatto così e così col volto. Io quando vedo quella scena ancora lì da nascosta. Parkour. No. Ninjutsu. Ninjutsu. Le abbiamo lasciate fuori le armi o possiamo tenerle in quanto lupi? Io avevo la katana prima, l'ho usata. La risposta ce l'hai. Pensavo allora, fosse diversa. Wow. Allora direi che nel senso se lui è dietro di noi. Backstop. Io prendo un kunai, quello col filo, e lo piazzo sul corridoio. Ok. In modo che se qualcuno si inciampa, corre indietro, ciampa, io aspetto un attimo dietro. No, perché ho letto la scuola di Koga è maestri nel preparare il territorio per il poco scontro, ma serve in realtà per capire le debolezze degli altri. Ok, io quello che faccio è sfilare la katana o qualcosa di più corto? Teoricamente niente, perché abbiamo lasciato all'ingresso. Ma in realtà non siete obbligati a lasciare le cose all'ingresso. Ma io c'ho i miei zaini. È buona creanza, ma non è obbligatorio. Dici tu se hai lasciato, io comunque mi sfilo il fermacapelli, che è lungo e acuminato, dai capelli. E che hai fatto a pugnare. E te lo porgo. Tu che mi conosci bene, vedi dietro nel corridoio che brilla per un istante una specie di filo. Un filo tipo di... di ragno. Di ragno. Perché non penso che sia il nylon, quindi... Ah! Peraltro in fondo c'è anche il C4, in qualche modo. Esatto, fa il doppio gioco. C4! No, se no. È basilisk, sì. No, esatto. No, c'è il cunè legato e sul il filo è cosparso della polvere, in modo che quando viene toccato si sparga in giro. Ok, io sfilo la katana e quello che faccio appunto è girarmi tipo di 360 gradi. E tagliare la testa. Di 360 gradi torni nello stesso punto. 180 gradi. Ah, fermati! No! Ti accoltella le spalle. 180! Che bello. Geometria questa sconosciuta. Fantastico. 720 gradi. Vabbè, comunque mi giro alle mie spalle e è meglio. Esatto. 540 va bene uguale. Sì. E cerco di colpire Kojiro con un colpo ben assestato.
Ok. Così di violenza, brava. Ah, neanche bomba. Brava Ali. Vabbè, mi ha detto, è quello lì, cambia volto. D'accordo, in realtà se fosse lei... Potevamo giocarcela, no? Era quello lì, tipo, ah, adesso noi sappiamo qualcosa che lui non sa niente. Tanto allora, visto che abbiamo lo Yamabushi, che ha velleità da Bushi. Esatto. Beh, c'è Bushi. C'è scritto Bushi. Non so, a colpi di spada. Allora, ti potrebbe evocare gli spiriti per fare... Puoi fare la finta, puoi fare. Ah! Ti stavo mettendo alla prova. No, qui ha senso perché se evochi gli spiriti deve fare invocazione. E infatti il problema non è tanto che usi la spada, il problema è che questo è un atto o di slealtà o di codardia, perché non stai dichiarando un duello contro questa persona, non lo stai mettendo. Anche se un tuo nemico dovrebbe essere. Ma sarebbe il personaggio perché lei ha 4 di codardia. Lo so. Direi che allora mi l'ho fatto io il personaggio, non lo so. Scriva. Vadi. Tiri. Allora, tiri il tiro della prova con codardia. Hai qualche specializzazione che ti aiuti a pugnalare qualcuno alle spalle? Viaggiatore. Ma cazzo, basta! È un tiro di codardia. Fai un tiro di sopravvivenza. Ma dove hai viaggiato? Aspetta però. Io non so cosa cazzo fare. Controllore sul pullman. Perché secondo me potresti usare vuoto per nascondere completamente la tua presenza di quando tiri fuori la spada e gli dai la spada da la tua aura assassina. Molto Kenshiro. Esatto, nascondo le mie. La tua voglia omicida, la nascondi, lui la vede solo troppo tardi quando c'ha la spada in faccia. Quindi stai togliendo la cera, ma tutto l'altro discorso. No, vabbè. E così la stai togliendo la cera. Ha cominciato così. Dai, il discorso che tutto il parco macchine. Va bene, esatto. Ok. La prova è quello? Cavallo blu, rosso. Lei perché è una persona normale. Vedi? Ha cambiato idea adesso. Sì, hai fatto il blu. Ah, vabbè, adesso. Perché lui faceva lo psicopatico col rosso. Sì, va bene il rosso, io uso sempre il rosso per la prova. Oh, sei. Sia lodato Gesù Cristo. Oh, sempre sia lodato. Toh, 4 punti fortuna. Non so nemmeno se li puoi tenere. Mi sa di no. No. 1, no, no, sì, 5, giusti. 3, 4. 5, massimo che può tenere. No, 4 li può tenere. E spendi 1, 2, 3, 4. Ah, 4. Ah, ok, quindi uno non posso. Uno fare. Devi spendere, uno lo devi spendere subito. Fai più uno con il danno. Per fargli più uno al danno, o per buttarlo a terra, o per fare. È dipendente un vantaggio che puoi usare come ti pare. Lo vorrei buttare a terra. Buttare a terra con una lama. Beh, devi dare una spadata e uno sgambetto. Immobilità 0000. Quel 540 di. Esatto. Sua. Nascondendo la prova omicida. E lo spingo in modo che inciampi nella corda. Cioè, com'era il personaggio di Street Fighter che faceva il turbine con la gamba tesa? Chi ha giocato a Nioh usando katana e wakizashi sa che è una mossa molto efficace. È vero. Sì. Io l'avevo fatta in realtà molto più indietro nel corridoio. Però nello schiare la spada perde, va indietro e inciampa nel. Ha deciso che inciampa nel coso, inciampa nel coso. Va bene. Mulando, non lo so. Mulando. Di cui, tra l'altro, l'anno prossimo ho scoperto esce il film. Basta. Questi in realtà. Sì, ma se inciampa nel mio filo col punto che ha speso in più, mi toglie una cosa a me. No, rimane comunque. Che stanno facendo i film di sì, no, non posso più io, veramente. Sai che sto smettendo di guardarli perché. Cade a terra, inciampa, gli fai lo sgambetto. Sì, inciampa in qualcosa. Una tela di ragno. In una teiera a forma di ragno. E vi guarda e vi dice: che cosa state facendo tenendosi la spalla? Non sono io l'omicida, dovete trovare il colpevole. E dopo c'è la polverina che si sta spargendo. Io appunto, come si dice, gli mostro il fermacapelli, il pugnale, glielo appunto in mezzo agli occhi e con grande calma gli dico... Kojiro-san o chiunque tu sia, un volto può essere imitato, ma non le debolezze di una persona. Sono molto curiosa di scoprire quali siano le tue, non costringermi. Intimidire. Fai a questo punto una prova o di coraggio o di sincerità o anche di giustizia, perché vuoi... Posso dargli il bonus perché visto che mi ha fatto sprecare il cavo, c'è comunque la polverina che... No, gli ha fatto lo scambetto. Ah, ok. E sì, vado. Oh, mamma mia. Sono sempre di 10 sciagure, però voglio innescarle, che altrimenti non è divertente. Sempre rosso a prova. Beh, però ho fatto 7. Si innescano le sciagure, ma ci sono riuscito. E
Ho anche usato un... sono tre sciagure, quindi. Sono tre sciagure e al contempo ho anche usato un punto onore. No, quello che mi ha dato lui. No, non te l'ho dato. Ah, non me l'hai dato? Beh, piglialo, piglialo pure. E qualsiasi cosa succeda è intimidito da me e ha una certa voglia di parlare perché ha capito ormai che sono una persona pericolosa. Le sciagure decidere tu. Gamancaria. E gli punti il... il fermaglio in faccia. Dal lato sbagliato. No. Lui ti guarda il fermaglio, guarda te ancora con gli occhi impauriti, tremante, tenendosi la spalla. Dopodiché lascia andare la spalla. Si rimette, non proprio in piedi, però inginocchiato, quasi seduto. E dice, beh, se mi avete scoperto, tanto vale fare piazza pulita e ricominciare da zero. Ho ancora un paio di giorni prima di... poter chiudere la questione. E per un attimo vedete le sue fattezze. Quello che avete di fronte è un vecchietto, avrà 90-95 anni, è estremamente rattrappito, un po' ingobbito, pieno di tatuaggi su tutte le braccia, la schiena, il corpo. I vestiti scompaiono praticamente con l'illusione che si scioglie davanti ai vostri occhi. E è vestito praticamente solo di stracci e bende. I capelli sono tenuti in una coda simile a quella che terrebbe un samurai, ma sono sporchi, sono mal tenuti. La barba è lunga e incolta. E la faccia stessa sembra consumata da probabilmente tutto quello che ha compiuto in vita, non solo dalla sua età avanzata. E mentre rivela il suo aspetto dice, beh, speravo che voi uccideste il finto principe in modo da togliere qualsiasi idea che ci fosse qualcun altro ancora dietro di lui e che fosse in questo palazzo. Speravo che voi andaste a sud verso il ragno che tanto ha cercato di uccidermi e che speravo voi poteste estinguere insieme al resto di quello che vive al di fuori dell'impero, ma vedo che dovrò fare in altro modo. In quel momento le sue fattezze diventano quelle di Kinzoku. E con uno sgambetto si butta praticamente addosso a Kinzoku, che cade a terra. Iniziano a rotolare insieme e non sapete più quale delle due Kinzoku sia quella vera e quale quella falsa. Bello. In più sentite l'aria che inizia a andare molto velocemente avanti e indietro per il corridoio. Sentite il rumore di un sigillo di terracotta che si spezza e intorno a voi si formano 5 piccoli mulinelli d'aria che anche intorno a me? Sono nel corridoio, okay, non stanno, non sono intorno a nessuno di preciso, sono nel corridoio per ora. Sono 5 piccoli mulinelli d'aria che cercheranno di attaccarli. Queste erano le sue sciagure. Sta ancora agli altri. Allora, io guardando i mulinelli d'aria, sembra che quelli vicino a me si iniziano a muovere verso di me perché probabilmente su di loro non funziona la mia illusione. O comunque, essendo una cosa mistica dello scorpione, funziona anche su di loro se rimango ferma così. Ti sembra che i mulinelli non stiano facendo nulla per ora per attaccarvi, sono più di protezione. Quindi okay. Finché non fai niente di attivo contro... Io allora uso la mia azione, per rimanere nascosta e studiare bene lui per poi fargli l'ariata alle spalle più avanti. Beh, non devi fare nulla, è come se tu stessi prendendo la mira. Sto prendendo la mira, esattamente. Quindi prendi un punto, se lo puoi tenere. Sì. Un punto fortuna. Che accumuli per dopo. Arriviamo? Arrivo? Tu hai fatto, voi due arrivate. Scendete le scale e vi trovate dal lato giusto del corridoio, perché qua in fondo c'era il kunai con il... col filo. Col filo. In mezzo ci sono loro che si sono accartocciati uno sull'altro con il vostro Kishino in piedi, vicino al filo. Falena non si sa dove sia e voi state scendendo le scale qui in fondo, quindi vi ritrovate proprio di fronte. Quello che vedete è il vostro amico Kishino con la katana sguainata,
due Kinzoku che si stanno menando per terra cercando di strapparsi i capelli e i vestiti, e dei mulinelli d'aria che stanno sollevando la polvere del corridoio, che avete già visto altre volte evocati da lei. Evocati, beh, sia da lei che da altri avversari. Scusa, che cosa, io invece che prendere la mira, visto che sto osservando la scena, non so se te lo devo ridare, posso invece usarla per capire quale delle due è quella vera? Puoi fare una prova a questo prova. Punto, sì. E fai... Solo quello faccio tutto il turno. Però. È una prova di dovere. O di compassione. O non può essere slealtà, perché io so la maschera, lo scorpione, capisco, posso capire come ha fatto lei dal neo, da cose... Sarebbe slealtà se poi non te ne frega niente di uccidere quella che non è quella vera nel caso. Vedi tu. Ok, no, va bene, dovere. Cioè, se non lo capisci e dici, vabbè, io ne attacco una lo stesso, può giustizia. Essere slealtà. Sì, giustizia ci può stare. No, perché sennò c'è due. Il blu è il mio. No. Vedo una sciagura. Due, sì. Quante sì. Ne puoi tenere? Si attivano. Bene. Il potere della... No, come si lo chiama Bushi? Ci potrebbe togliere tutte le sciagure. Ma perché farlo? Ma quelle le hai accumulate dopo, comunque. Tu sì, è vero. Sì, è vero, le accumulate dopo. Sì, lui no. Lui no. È vero. Lui ce l'aveva. Io gliel'avevo detto. Allora, mentre stai cercando di capire quale delle due sia effettivamente la vera Kinzoku... Adesso voglio vedere, perché mi sembra un po' strano, però... Ti rendi conto che tutto quel mulinello d'aria che c'è nel corridoio sta sollevando il veleno a cui tu non sei immune? Io sì, il mio sì. Sei, dall'inizio. Sei molto resistente. Ah, okay. Ok. Però inizia un po' a confondere anche te. E quindi se continui a tenerlo con questi mulinelli che girano, a questo round non succede nulla. Al prossimo round non hai il controllo su chi avrà effetto il... Su anche loro, ok. Ok. Questa è una. La seconda cosa è che sei ancora più confuso tra quale delle due sia, perché poi non ne conosci nessuno, cioè non la conosci così bene da sapere qual è la vera Kinzoku. Certo, quindi diciamo che il prossimo round, se volessi attaccare una, tiri un dado, a caso proprio. Tiri un dado ed è a caso. E l'ultima, è che la polvere che ti sta comunque... Mi fa tossire, mi rivelo. Sì, rivela la tua presenza. E voi iniziate a sentire prima tossire, poi mano a mano... Lo iniziate a intravedere, è lì in mezzo, c'è anche la vostra amica falena, la Shinobi. Sì, più indietro, sulla fine del corridoio. Un muro starnutisce. I due nuovi arrivati. Io mi rivolgo a lui. Mm-hmm. Ma io smettenevo il punto fortuna. Oh, no, porca puttana, A Koji. Beh, si sarebbero scaricate dopo. Koji-sama, lascio i mulinelli a voi. Va bene. Voi... rivolgendo l'attenzione alle due donne che stanno confabulando fra di loro. Confabulando, si stanno menando, però va bene. Confabulando, sono donne, come possono menarsi? Possono. Non sei mai quindi... stato menato da una delle mie compagne di classe, evidentemente. Che erano molto violente. No, io usavo la tattica di Snorlax, mi sedevo su tutti. Trovo un'ottima tattica io comunque in generale. 140 kg addosso. Sì, no, vabbè, ma in generale. Guardo le due donne che stanno combattendo. Prima stessete la vostra trama di illusioni. Poi assumete l'aspetto del nobile Kojiro. E adesso pure di una nobile signora, pur di scappare al vero combattimento. Io estraggo la lama della mia spada, ma questa volta sembra che lo faccia in una maniera sbagliata, perché lascio che il forte della lama mi ferisca e che quindi stenda un velo di sangue su tutto il filo della lama. Mi faccio un punto ferita, attivo sciogliere le illusioni. Bomba! Bravo. Nell'ultimo scatto lascio che il filo cosparso di sangue lanci questa linea di sangue verso di loro, sciolga l'illusione e dico: è il momento che voi mi affrontate
in un leale duello. Voilà, amici ascoltatori. Ok. Allegria. E a questo punto userei anche punto debole, che mentre riassume le sue sembianze, se lo vedo rincespicare in un ginocchio, capisco le difficoltà del movimento. Beh, ti rendi comunque conto che malgrado si stia rigirando per terra tipo wrestling con Kinzoku, è un vecchio di 95 anni, potenziato dai cambi per quanto può esserlo un vecchio, ma è comunque un vecchio. Le sue ossa non saranno sicuramente così resistenti come quelle vostre, e men che meno dell'acciaio della tua spada. Le sue orecchie sono brizzolate, come dicevano i Brian di Nazareth. Però è anche molto infastidito in questo momento. Prendo la katana con le due mani e mi metto in posizione di guardia e lo studio per questo round. Okay. Così attivo anche la via della spada. E cosa fa la via della spada che l'altra volta non avete usata? Quando affronti un conflitto studiando il tuo avversario prima di attaccarlo fisicamente o verbalmente, e qui ho fatto entrambi. Ma quindi spezzare l'illusione non è la sua azione? Spezzare l'illusione, sì, è la sua azione. Ho detto, poi il resto del turno lo uso per studiarlo, perché mi serve il turno dopo per attivare la spada. Non è un'azione quella. Riesci a capire i punti deboli e sfruttarli a tuo vantaggio, cosa già fatta con punto debole, durante il turno dell'avversario, se è un PNG, sottrae il tuo punteggio di sincerità, che è 4, al numero di punti che può usare contro di te e i tuoi alleati, minimo 1. Però 4 punti in meno? Sono tanti. Porcaccio. Per un addestrato praticamente gli impedisci di fare qualsiasi cosa. Se una nemesi glieli di mezzo. Una nemesi glieli di mezzi. Detto poco. Questo malus è applicabile solo finché sei presente e cosciente all'interno della scena del combattimento. Nice. A chi tocca? Gianni, Gianni e Gianni, basta. Io sono Gianni. Io sono nel round o il mio round è stato agire? No, il tuo round è stato agire. Perfetto. Okay, quindi io verso Simulinelli. Quello è stato il mio suggerimento, poi. Se vuoi menare il vecchio, fai pure. Beh, è un po' poco onorevole, l'ho sfidato. Un messaggio sociale: Fumble non è contro i vecchi. Non ho... Anzi, Angus, state sappiamo, attenti, esatto, ai vecchi. È che non ho la più pallida idea di come. Per Flanagan, cioè, poi. Nemmeno io, ecco perché io ho lasciato a te. Grazie, vabbè, padre Angus. Sentirò un capolavoro. Allora, tenterò un capolavoro stile The Last Airbender. Cartone, no? Cartone. No, certo. Cartone. Perché se cartone. Come film vuol dire che tu fai così, fai due gesti a caso, c'è cioè della CGI pessima e i Mulinelli spariscono. Non volevo attivare questo orribile questa cosa, no. Cartone. 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 Inverti i Mulinelli. Esatto. Esattamente. Voglio fare esattamente Tai Chi. Con grande calma uso la mia specializzazione inverti la cascata e voglio diciamo con il mio Tai Chi avvicinarmi ai Kami e dirgli di andare contro colui che li ha scatenati. Allora puoi o fare una prova di superbia perché cerchi di convincere dei Kami che stanno già servendo un'altra persona, convincendoli che tu sei più fico, sì. Che gli conviene. Esatto, se no te meno. Oppure stamano può essere. Puoi fare una prova di compassione perché loro non stanno agendo per il bene dell'impero e quindi li puoi convincere a fare il bene dell'impero. Stamano può essere aria o può essere terra. Guarda, io farò che sacrifico un filo del destino. Nice. Stamano può essere destino. Esatto, stamano può essere destino. Allora, una specializzazione in più che in questo caso ovviamente è Tai Chi. E poi è come il suo il suo viaggiatore, questa la su tutto. Esatto, prendo sopravvivenza la prossima. Prendo viandante, che così la leggiamo. Anche se non serve strettamente per quello che stiamo facendo adesso, però in generale, ogni volta che durante la campagna arrivi per la prima volta in un villaggio, tempio o castello che non avete ancora visitato in precedenza, nomina un posto che hai già visitato in passato, di cui hai sentito parlare. Bellissimo. Se hai anche una sciagura nella riserva, il posto che conosci potrebbe essere in serio pericolo. Bello. Non l'ho capito. Rileggi un attimo, mi sembro perso a metà. Non era così lungo. Ogni volta che durante la campagna arrivi per la prima volta in un villaggio, tempio o castello che non avete ancora visitato in precedenza,
nomina un posto che hai già visto in passato, di cui hai sentito parlare. Quindi io conosco già una cosa. Nel villaggio. Nel villaggio, okay. Nel tempio o nel castello. Ok. Pensavo in generale, dico, arrivi a Roma, fa Forlì. Io conosco il Duomo di Milano. Bel potere, complimenti. Potresti conoscere il Molise, scusa. Allora, se hai una sciagura il Molise è terribile. E raggiungilo, perché tu lo conosci, ma arrivarci è un altro discorso. Onnisciente il Molise. Neanche gli spostamenti planari possono portare. Va bene. Neanche Dio sa dov'è il Molise. Esatto. A Sigi dicevano possiamo arrivare ovunque, ma la porta fa il Molise. E quindi per scagliare il posto. Esatto. Gli tiro addosso i suoi mulinelli. Inizia a plasmare l'aria intorno a te facendola girare al contrario della direzione in cui girano questi mulinelli, che per un attimo rimangono quasi dissolti, poi iniziano a girare dall'altra parte e si accaniscono contro il loro padrone. Esatto. Tu vedi il loro padrone, tu non lo vedi, però loro sanno qual è. Esatto. E voi siete nel caos più totale. Io vedo una mucchiata. Ma sta a lui. Ah, solo per me scioglie l'illusione? Eh sì, sei okay. Tu che ti ferisci. Oh beh, ma adesso io. No, non lo sapevo. La risoluzione, infatti, ce l'ho scritta qua. Allora. A penna. Tutti i mulinelli si accavalcano attorno a voi. Quindi, lui si becca per forza i danni del mulinello. Però usa parte dei suoi punti, meno 4, quindi ha 4 punti misticismo in tutto, e usa solo il mistico perché se fa qualunque altra cosa non ha niente. Usa gli altri 4 punti di mistico che gli rimangono per fare 2 danni a te, a causa dei mulinelli che comunque siete molto vicini e ti tiene vicino mentre lo menano. Gli altri 2 li usa per confondere. Si sente minacciato da lui? Si sente minacciato da lui? No, perché lui non sa che lui sa qual è. Ah, ok. Lui vede. Allora, il nostro Bushi vede qual è il vero Shugenja, ma lo Shugenja non sa che la sua illusione su di lui non sta avendo effetto. Beh, oddio, quindi gli ho macchiato di sangue, un po' potrebbe avere il sospetto. E poi l'ha guardato dicendo ti sfido a duello. Sì, ma l'ha guardato mentre si girava per terra, esatto. Cioè non ha veramente avuto un effetto. No, usa gli altri 2 punti che gli rimangono per cercare di inimicare lo Yamabushi, di cui ha più paura perché certo. È uno Yamabushi, quindi un altro Shugenja, per evitare che i kami rispondano alle tue mie invocazioni. Pente dice ai kami che hai dato alle loro madri delle puttane. Beh, detto in soldoni. Raffinato. Allora, delicatissimo. Ha detto che se la faceva con quelli della terra. Tua mamma. E te, tua mamma è la figlia della terra. Esatto. No, poi tipo. Cos'è che ha detto di mia madre? Cos'è che ha detto di mia madre? Kinzoku può fare una delle due seguenti cose. Mm-hmm. O una prova di dovere per resistere ai danni, nonostante questi mulinelli stiano turbinando intorno a lei, perché sa che è nel giusto. Mm-hmm. E quindi usa il suo senso del dovere per andare avanti qualunque cosa succeda, dopo tutto arrivi dal muro e sei tornata viva. Oppure puoi cercare di fare una prova di superbia per spaventare sostanzialmente i kami dell'aria. Tanto dovere ho 4 e superbia ho 4. In questo momento sono talmente incazzata che farò superbia con intimidire. Sì, al solito il rosso è la prova. 5 e 6. Beh, ho fatto 9 e appunto ho anche il... Ho, sì, 5 e 6. Inoltre te ne do 3. Sai, e poi vabbè, agirò descrivendoti che cosa faccio, ma io sono troppo infuriata perché io una cosa mi sono guadagnata nella vita. Bordello. La mia identità. No, scusa, sala da te. Esatto, è il mio nome, la mia identità. Sala da te. E non mi si ruba questa cosa. Io
questo e le cabine di lusso nella sala da tè. No, basta! Non è vero, no, le cabine di lusso non c'erano neanche nella sala da tè. Monomaniaco. Io ho sempre vissuto nell'austerità, ma il mio nome non me lo deve togliere nessuno. Ma lì c'è a casa, fatemi una cabina di lusso, così la chiudiamo. Ah, già la cabina armadio, che è la cabina, la cabina armadio. Ma non come Super Mickey, ci sono chiusi dentro. Ah, ho capito. Tutte le volte che entro ci sono i gatti sdraiati sui vestiti che mi guardano fare beh. Vabbè, casa tua. Eric lo chiama il gatto. Esatto. Possiamo venire una notte e svuotare gli altri tre punti, quindi e scrivergli vai a cercare nella caciara gli altri tre punti, perché i punti fortuna se non li usi in questo preciso istante vanno persi. Li uso per divincolarmi dalla lotta, alzarmi scarmigliata, comunque ferita, perché ferite me le sono fatte, eh sì, ok, scarmigliata, ferita, e non si è ferita, certo. Ma è, si è ferita, ma è, ed si è ferita nella fiction, non si è ferita di punti ferita. Me l'ha segnato. Ah, perdon, no, perché ho devo segnarti prima della prova, perdon. Allora, io sono comunque scarmigliata, spettinata, però sono riuscita a divincolarmi e fare due passi indietro per non essere più, cioè comunque non essere in pericolo a causa dei mulinelli e non essere più a sua portata. Sono in piedi con gli occhi pieni di furia omicida e vabbè, nel mio turno giro. È il suo turno. Questo è il suo turno? Ah no, lei, il cane. Io provo a convincere i cani ad aiutarmi. Ok. Anche tu dovrai fare una prova o di superbia o di giustizia. Di superbia perché comunque loro stanno obbedendo alle parole di un altro Shugenja che li ha contattati per primo. Ok. Oppure di giustizia perché tu sei dalla parte del giusto e dell'impero e stai difendendo la linea di sangue divina e lui no, e quindi potresti usare questo per convincere i kami ad agire nella direzione giusta. Vabbè, allora utilizzerei giustizia, perché ho tre, e posso usare i punti onore? Dopo, quindi no. Dopo, ok. E... Parkour! Rabbrividiamo! Bicchieri! E come specializzazione, vabbè, kami. Evidentemente. E posso aggiungere anche vuoto? Ci sta anche vuoto in questo caso. Evidenza. No, mettici viaggiatore. Esatto. E erboristeria. Vabbè, dai, è terreno difficile. Allora, puoi usare vuoto se vuoi fare appello ai kami del vuoto, sì, che fare... impongano la loro volontà su questi. Allora, voglio fare appunto appello ai kami del vuoto per stabilire la giustizia della disarmonia che si sta creando qui. C'è molto caos, bisogna... Calma, belli, calma. Allora, basta. L'unica cosa è che i kami del vuoto... chiedono un po' di più, eh. Sono molto... tizziti in genere quando gli chiedi qualsiasi cosa che sia più di no, lasciami in pace, quindi vedi tu. Vabbè, dai, provo un attimo a... no era per dirti, se usi vuoto le conseguenze negative, è solo che prendi punti fortuna con 4-5-6. Lei fa 5, voto 6. Noi facciamo vuoto con 4-5-6 quel serpente fa 4-5-6 4-5-6 e 7 quel serpente fa, conviene. Se vuoi inimicare i kami del vuoto, se fai uno, sono i kami del vuoto che ti succhiano nel vuoto. Si viene succhiato l'intero palazzo. Va bene, perfetto. Te rompi i coglioni. 2-2. Bene. Che t'avevo detto? E vai. Esatto. Nello spazio. Esatto, si sente il vuoto. Perché adesso lo spazio è stato risucchiato nel vuoto. Un bel ombrellino. Quante ne puoi tenere di sciagure? Due? No, c'è ancora. Sì, sì, due. Tre. La prossima scoppia. Due. Scoppia. La prossima scoppia. I fiori neri. Fai un'autopulizia. Ci vuole un... Sì, penso che puoi fare un... Ah, no, beh, sì. Maestro del vuoto lo può fare subito. Esatto. Posso farlo subito, maestro del vuoto? Adesso no, il prossimo round, sì. Se mi dispiace inizio io una cosa, prima qualcuno mi dà una mano a picchiarmi. Aspetta, perché comunque i kami del vuoto non sono ancora incazzati, perché non ho ancora abbastanza sciagure. Però sono sull'orlo di tirarti uno schiaffo. Ah, ok. Ma va, e sicuramente non faranno nulla per convincere dei kami dell'aria che stanno solo facendo il loro dovere. Cioè girando. Esatto. Questa è una nemesi, evidentemente, sì. Intanto io voglio chiedere, visto che voi due avete combattuto spesso con me, qualcuno di voi mi aiuta nell'attaccare il tizio? Ah, aspetta, devo dire una cosa a Kinzoku. Lui è una nemesi, i mulinelli no. Sono gregari. Sono gregari. Beh,
Io faccio questo. Ma prima potrebbe essere. Ah, tu? Prego. No, io volevo fare una cosa. Ma tu l'hai visto, tu sai chi è chi? Posso saperlo. Prego, vai. A meno che tu non lo riveli a tutti. Tiriamo, casuale. Dai, giusto, bustrinata. Chi fa più alto inizia il primo. Ma di pochissimo. Ammazza, Ammazza. Il camion stava andando così. Beh, poteva essere. Qualcuno di voi mi dà una mano a attaccarlo. Il camion sbadiglia. Immagino tu. Io lo voglio attaccare. Come mi aiuti? Sfidandolo a duello, quindi se lui non carica, carico io. Indicandoti qual è quello vero, perché lui lo sa. Esatto. In più... Scherzo, me lo vedi caricare. In più, in questo, io, avendo visto i tatuaggi che aveva prima, io so che un uccellino mi ha detto un suo segreto, perché io ho capito chi è e so un suo segreto. Questo... Immagino che sia addestrato il Nemesi. È Nemesi. Questo è evidentemente il famoso Ponzu, di cui vi avevano parlato. Che è effettivamente uno Shugenja che ha abbandonato il suo clan e, da quello che avete capito e da quello che sai tu più che altro, ha fatto spesso da voltabandiera, arrivando al punto che nessuno si fidava di lui. Quindi ha deciso di entrare in proprio e di entrare a far parte di una branca della Yakuza per accumulare abbastanza soldi da portare a termine il suo piano. Lui ha sempre avuto un enorme risentimento nei confronti dell'imperatore e dei grandi clan, che l'hanno sempre rifiutato per le sue pratiche poco consone. E si l'hanno rifiutato gli scorpioni. È stato rifiutato persino dal ragno. Minchia! Perciò tutto questo suo piano probabilmente era per incastrare il ragno, far ricadere la colpa su qualcuno che non c'entrava un cazzo, sostituirsi lui effettivamente al principe, facendo credere di essere il vero principe perché il finto principe era già stato trovato. Ok. Quindi il segreto che so io è che è stato rifiutato anche dal ragno. Il segreto che sai tu è che lui non ha nessuno che gli copra le spalle da nessuna parte, perché nessuno riesce ad apprezzarlo in nessun modo. Ok, allora io volevo usare questo per provare a capire dalle reazioni qual era, ma vedendo lui che lo sta caricando, io faccio così: prendo il kunai per lanciarlo e gli dico: Ponzu, nessuno ti ha voluto, nessuno ti vorrà mai, noi siamo un branco, noi non sbagliamo, e tiro un kunai verso di lei, mancandola apposta. Grande. E poi in realtà con l'altra mano io ne sto tirando uno a lui nel fianco. Evidentemente si è alzato. Perché mi immagino che io tiro il cuneo verso di lei e lui tipo si giri e sorrida un secondo. E poi tutto. Cioè, però c'è anche una sventura. Basta. Però sono tre punti fortuna. Lanci le sventure, che bello. Ti lancio le sventure. Sciagura a te. Oh, meglio che feromoni. E ne userò. Sono più piccole, però. Infatti. Due. Anzi. Uno per fargli un danno in più. Quanti danni in più si possono fare? Quanti punti? L'ultima volta che ho giocato a Star Wars, a K47 gli ha fatto 8 danni con un colpo. uno per fare quello. Un altro per fargli entrare nell'animo la cosa che è da solo mentre noi combattiamo insieme, anche noi che siamo sicuramente più deboli di lui, combattiamo insieme mentre a te non ti vuole proprio nessuno. Addirittura uno scorpione ci ha alleati rispetto a te. Un ragno. Addirittura il ragno ha alleati. Poi ne uso uno per mantenere l'effetto del mio veleno senza prendere loro. Per questo round, poi in caso te ne spenderò altri. E spenderò... Io non devo spendere in caso per aiutare qualcuno i punti, giusto? No. Consigli? Beh, ci ho usato il veleno. Ah no, uso l'altro per... Su chi mi sembra che sia, conoscendo i suoi segreti e un po' la personalità, su chi mi sembra sia il bersaglio, quello che gli darebbe un po' di soddisfazione a batterlo anche se poi perde? I due... che darebbero più soddisfazioni a lui
a battere sono lo Yamabushi sicuramente. Ok, Yamabushi. Allora uso l'altro perché ti dico, non vedi la tua vista che si fa più annebbiata? Non lo senti? Mi do una schicchera sulla maschera per far muovere il liquido e in un istante dello Yamabushi ce ne sono quattro. Almeno lui ne vede quattro, lui poi in realtà. Ma cazzo! Io... La mia è una carica molto lenta. Vai. No, perché stai facendo la cosa del duello, stai facendo così. È bello così! Stai facendo così. Tipo che in dog fai... Mezzo passo alla volta mi avvicino. Io che credevo di essere lento col Tai Chi. Io brucio un filo. Esatto. Brucio un filo. Bravo, sei arrivato a pagare. Cioè, te hai fatto 20 minuti di Tai Chi per girare i mulinelli al contrario. Io a guardarlo. Le girate al contrario sono andate comunque su di lei. Ma perché non gli ha cambiato le girate al contrario. E uso presenza imponente. Quando qualcuno riesce a intimidire, ingannare o spaventare uno dei tuoi compagni, la tua sete di giustizia ti dona un attimo, per un attimo un aspetto maestoso e terribile che è impossibile ignorare. Tutti gli avversari, ad esclusione delle nemesi, saltano il turno storditi dalla sua presenza. Io mi sono appena alzata. Aspetta un attimo che mi brucio un filo, poi mi segno qua. Mi sono appena alzata. Guardo... Yamabushi no giusto. Yamabushi no giusto. Lo guardo e gli dico: tu, creatura, potenti sono passati davanti ai miei occhi e sono caduti. Le stagioni non mi hanno mai piegata. Nessuno ha mai rubato il mio nome. Le stagioni no, ma i clienti. Signori, questo è l'ottocentesimo metallo. Ci stava. Sì, la signora d'altronde ne ha viste di primavera. Le stagioni non l'hanno piegata. Esatto. Te, questo ci stava come ottocentesimo metallo. E bravo Roe. I tuoi servi non possono niente e tu prima di morire ci rivelerai dove hai lasciato, cosa hai fatto del principe. Adesso è evidente che io sono io perché sono incazzatissima. Che lui è lui, i mulinelli sono talmente. Esatto. I mulinelli sono talmente presi male che si fermano. Ha intimidito i kami, cosa esatto. Che nessuno era riuscito a fare prima. Ti sei immaginato la scena comunque dopo tutto questo che sopravviviamo, che io ho tirato i cosi, fa ottima mossa quella che hai fatto e mi hai tirato alcune M per distrarlo. No, io volevo colpire tutti e due. Esatto. E uso un onore per essere assolutamente sicuro che tutti abbiano sentito che questo qua ci deve dire dove cazzo è finito il principe prima di morire, perché tutti lo stanno sfidando a duello, però sarebbe interessante trovare il Mikado. Ma per quello io mi sto avvicinando lentamente. Esatto. Ecco, la morte si sta avvicinando. Beh, lui ci avrà qualche svantaggio perché l'ho fatto sentire solo e triste. Sì. Tu non giochi? Io ormai per ultimo. Lui ci ha appena bloccato, ci ha appena bloccati prima. Tutti. Noi siamo i lupi, abbiamo fatto le squadre. Scusa, prima. Ma lui non ci ha appena bloccati tutti? Vi ha detto di non ucciderlo. No, poi... no, io ho detto, io ho solo ricordato a voi, cioè ho detto a lui, come sempre con sincerità, che ci dirà il nome del Mikado, e intanto già che ci sono ho fatto saltare il turno ai cani, facendoli quietare. Semplicemente con la cazzimma, peraltro. Vabbè, sì. Io tanto non capisco chi è l'uno e chi è l'altro ancora, quindi... A parte che una appena urlato ti ammazzerò bastardo, mi hai rubato il nome, c'è un kunai piantato nel fianco. Ok, c'è un segnalibro. Forse questa cosa mi mette sulla strada. E in più c'è uno che sta caricando una delle due. Ok. Il cattivo è dove indica il kunai. Se vuoi puoi picchiare uno dei quattro Yamabushi. No. Non credo sia. Puoi ridurmi a uno. Posso ridurti a uno? No, dai. Vabbè, gli tirerò una freccia. Ustia. Così. Giustizia. Beh, direi che ci sta decisamente. 5 più 3, 8. Fatto. Cosa vuoi ottenere effettivamente? Allora, siccome lei naturalmente non ucciderlo, io voglio siccome lui è vestito di stracci nel mio ricordo. Sì.
Voglio provare a inchiodare una delle sue bende o al muro o a terra, insomma, voglio bloccargli il movimento in modo che non si dilegui. Ma Kojiro non c'è che gli tira un rossetto o qualcosa da cortigiano, no? Kojiro col cazzo che scende. Fate! È ancora là nudo dentro il baule. Ha ciambellato tipo un gatto che dorme. Esatto. E chi l'ha slegato? Allora, se lo vuoi bloccare, come sempre in Clotos, le cose durano per un round. Certo. Quindi, se lo blocchi senza spendere altri punti onore... rimane bloccato adesso e poi si sblocca. Se spendi punti onore per ogni punto lo blocchi per un round in guarda più. Ne ho 4 tutti e 4 quindi per 5 round rimane per forza bloccato. Allora io Takaki, ti chiederei una reinterpretazione di patetico. Ce l'ho. Patetico, che senso hai la reinterpretazione di patetico? Ce l'ho a tutto, è incredibile. Clone, no, patetico non l'ha detto. No, infatti mi ricordavo, non era uno di quelli interpretati. No, perché dato che alcuni poteri di Clotos fanno riferimento a degli approcci specifici o sono troppo fantasy, ci sono in Monogatari delle regole per adattarli. Patetico non è uno di questi. Il suo senso dell'onore, il suo modo di combattere è talmente vile e vigliacco che mi ha fatto passare la voglia. Ah? E io voglio usare patetico per fargli provare il mio disonore, confonderlo e dirgli questa cosa. Cerca almeno di restituire a te stesso quel poco onore dicendo dove hai nascosto il Mikado. E gli tiro la spada in testa di piatto a mo' di schiaffetta al bambino e la ripongo via davanti a lui, facendogli capire che per me non è una minaccia. E spendo un filo ovviamente per farlo. Fu così che muori Motu? No, col piatto e l'elastica. No, che ho detto che muori Motu il round dopo. No, ma è ovvio che no. No, ah, lui sta usando kamikaze come potere adesso. Kamikaze. Chiama tutti i kami che lo... Vento di vino. Vento di vino. Wow. Non sai perché i kamikaze si chiamano kamikaze? Ora lo so. Vento di vino. No, ma c'è una motivazione storica dietro. Al perché kamikaze? No, non lo sapevo. Perché durante la guerra con la Cina hanno chiesto ai kami di aiutarli contro l'esercito invasore. I kami hanno causato uno tsunami che ha distrutto gli avversari. E quindi i kamikaze si gettavano per distruggere gli avversari come uno tsunami. E infatti in quella storia c'è una cosa che non è accreditata, ma si è visto Kitsune che si girava e la... Tozzi fan mitico. Tozzi fan. Mi concede l'uso di patetico? Assolutamente sì. Lui vedi che proprio si sta praticamente accasciando. Forse è il fatto che i kami non gli stanno più rispondendo, che è comunque un vecchio decrepito. Neanche i kami sono suoi amici. Neanche i kami sono suoi amici. Nessuno gli vuole bene. Avete svelato la sua illusione. Persino una geisha che non è nemmeno un samurai l'ha smerdato. Cioè, cazzo, sta diventando molto cari guerriero. Adesso diventa nostro amico alla fine quando muore. Poi piangiamo insieme come Yuza. Ah, pensavo che invece fosse che prendeva una piramide e andava. E praticamente si accascia a terra, non è morto, è solo talmente stanco e sconfitto che non ha più la voglia di combattere. Tiro un culo, lo uccido. Guarda Kinzoku e le dice: non volevo coinvolgere qualcuno che non c'entrava nulla, volevo solo farla pagare a tutti quelli che per tutti questi anni mi hanno riso in faccia e mi hanno preso a calci. Voi purtroppo siete stata la tipica vittima innocente delle azioni di noi samurai. Ti sembra una vittima? Hai scelto la persona sbagliata da tirare in mezzo. Sì, non siete voi la vittima. Ti butta davanti un pezzo del vestito di Yuki.
Lo ammazzo. Ha ucciso una delle mie protette. Getta un pezzo del vestito di Yuki davanti e fa: il suo corpo lo troverete sepolto nel giardino del palazzo imperiale, sotto l'albero di ciliegio. Se non vuoi rimanere da solo anche nel vuoto che aspetta la tua anima, dove si trova il principe? E gli getto a terra sfasciandolo, perché tanto è inutile, il simbolo del ragno. Nulla ti è riuscito, almeno questo. Volete sapere la cosa più divertente? Questa è l'unica cosa che è riuscita. Il principe se n'è andato. E non è stata colpa mia. Il principe ha contattato me perché io lo facessi scappare. Io ho solo colto l'occasione per farla pagare a tutti gli altri. E quale modo migliore che farla pagare all'imperatore che riportargli il proprio figlio che non vuole prendere il suo posto? Non dove sarebbe stato trova? Farlo pagare all'imperatore. Oh, suo figlio ormai è lontano. Ben oltre questo impero e ben oltre le terre d'ombra. E quali perché muovono il Mikado a lasciare questi luoghi? Perché i samurai sbagliano. L'impero di Rokugan è fondato su una menzogna, sullo sfruttamento delle persone. Quale diritto? Stavo cominciando a capire. Non lo posso intercettare. Puoi fare una prova contrapposta. Sta cercando di parlare dell'impero davanti a tutti, cercando di convincere. Allora, puoi fare un samurai. Sì, ma io voglio sapere dove è andato l'imperatore, il principe. Ma non te lo dirà mai, non lo sa neanche lui probabilmente. Lui si stava avvicinando pian piano. Però sono quattro round che si stava avvicinando, certo, magari certo. Può fare. No, certo, se vuole guardare. Io sono davanti a lui, gli ho tirato. Infatti, la spada in capoccia. Sì, no, comunque io gli ho tirato. Penso. Allora, se a te interessa riuscire a ucciderlo prima che lui lo fermi, a me interessa ucciderlo, ma non mi interessa assolutamente di quello che fanno loro, quindi non sto cercando di ucciderlo prima che lui mi fermi. Ah, e allora niente, riuscivi a parare il culo. Sì, anche perché hai visto proprio che stava parlando male dell'impero e ha tirato. Concordo col tuo gesto, ma non è né il modo né il momento. E capisco la tua rabbia. Avvelenare dalle sue parole. Le sue parole non le sto ascoltando, non mi interessano. Voglio sapere dove è andato il figlio dell'imperatore. Ve l'ho detto. Almeno in che direzione? A nord, ma non lo raggiungerete mai, a meno che voi non vogliate fare la fine di un unicorno. È fuori dall'impero, non tornerà indietro. Ci sono modi per raggiungerlo. Io non penso che possa dirmi altro. Non sarò qui per vederlo in ogni caso, quindi. Io gli faccio un cenno con la testa. No, io mi stavo voltando, il cenno è quello. Volto, parlo con lo Yamabushi. E nel frattempo lui. Tanto lo so. No, con l'altra mano, l'altro kunai che mi aveva aspettato perché lui aveva deviato e quindi volevo vedere cosa diceva. Qualcun altro vuole fermare questo secondo kunai? No. Di schiera. No, lo ferma lui. Rotto il cazzo, però! Finiscono, eh! Non è che ce ne finiti, non è un videogioco. Ma non è Ghost and Goblins? No. Ti perdi saltare solo così. Ti perdi una maggiore tutte le volte che ti posso lanciarli solo così, kunai. E mi rivolgo verso Yamabushi e faccio: ora che sappiamo la verità, forse possiamo chiedere ai Kami quali sono state le ultime parole del figlio dell'imperatore, o vedere le sue ultime azioni. No, neanche gli scorpioni in teoria si avventurano fuori dall'impero. Però faccio, se gli unici sono gli unicorni, si può sempre chiedere a un unicorno di andarlo a recuperare. Ma noi non siamo né scorpioni né lu, né no. Possiamo chiedere gru, né, possiamo noi siamo chiedere. Lupi. Mi zittisco. Ed è forse tipo la prima volta in anni. E tra l'altro mi prendo praticamente un punto gloria. Un punto gloria. Perché io c'ho Ashu non capisce che il suo onore non lo salverà da un cura nella schiena. E questo giro di parole è onorevole, ma contorto. E quindi annuisco. Vado lì, tolgo il kunai. Forse è meglio liberare Kojiro. Dovrà pensare a ripulire questo luogo sacro. Inizia a salire le scale.
per uccidere, oltre che informarlo dove stiamo andando. Qua. Quanti giorni mancano all'incoronazione del nuovo? Beh, in teoria ne mancavano due, ma manca... essendo adesso 20... manca il principe. Anni. Adesso 20 anni. Allora, andare, se abdicasse adesso l'imperatore, guerra fra le famiglie. Sarebbe guerra totale tra tutti i clan per decidere chi è il prossimo. Parti quindi non deve abdicare adesso finché non recuperiamo il ricato. Parte il videogioco Shogun. O lui viene messo a conoscenza di tutto quello che è successo e ha tempo di in qualche modo scegliere il suo successore in maniera ufficiale, cerimoniosa, cerimoniale. O in due giorni riuscite a riportare suo figlio? No, penso. Però siamo lupi, possiamo andare a riprenderlo noi. A riprenderlo sì, ma non in due giorni. Beh, ma non credo che se l'imperatore dicesse i cami mi hanno detto che devo aspettare un attimo se ci siano troppi problemi. La vecchia Kinzoku non ha un passo sufficientemente veloce da seguire un branco di lupi. E la vecchia Kinzoku ha mandato il nome della sua casa da te. Sì, forse tutte e tre. Gli errori. Non è un scorpione. Poverina, non era nemmeno colpa sua. Solo uno era alla fine. Sì. La vecchia Kinzoku può raccontare... sa raccontare storie. La prima può essere raccontata al daimyo, con cui ha una certa familiarità, e l'altra può essere raccontata nei paesi e nelle voci di quartiere, in modo che nulla di tutto ciò che è successo qui possa seminare il panico fra le famiglie e che la verità possa aspettare tempi più sereni per essere rivelata con sicurezza. Sta bene. Sarà la decisione poi di Kojiro e dello Shogun. Sarà la decisione di dover andare a prendere quel ragazzino e insegnargli la via del Buddha. Se non avessimo ucciso il Sosia, poteva puntare lui. Era brutto. Non ci sono io. Il finto cugino. Io mentre sono di sopra vado da quello faccio cugino che va a pulire il casino. Ma giù, ma mio Dio, hanno ammazzato il figlio l'imperatore perché lui si cascava. Oh, e lui e lui in realtà passano per chi sono scappati. Io non fatto... io noi stiamo andando fuori da Rokugan e ci vediamo. Arrivederci. Beh, penso che le creda a lei. Tutte le cose vado di sopra, da Kojiro legato nel baule. Ma non legato. Spendo un filo per drogarlo. Ecco, lo sapevo. Non posso tipo dire uso paura. Maschera di mille volti per fare finta di essere il principe. No, uso un filo per drogarlo. Mi tolgo la maschera. E quando si gira verso di me vede il mio vero volto. Vede già tutto che cambia e diventa quello di un'altra persona. Poi cambia, diventa ancora quello di un'altra persona. E mentre è tutto sconvolto, rimetto la maschera e dico: è tutto a posto, sei salvo. E lo sollevo per trascinarlo fuori. E ho posto rimedio a fargli pensare che quella era una facciata. La prima volta in Clotos. Che risolvi il tuo problema. Che risolvo il mio problema. Cacchio, io peraltro potrei risolvere il mio problema tornando al muro se seguissi loro. Qualora la direzione è più o meno è quella. Non sapevo se potessero risolvere i problemi in Clotos. Ce l'ho fatta. Beh, mentre i lupi partono per la prossima avventura dei lupi, si conclude questa mini campagna di Monogatari. Due problemi risolti. Mai successo. Dannato Ponzo. Rivedrò la via della spada, perché mi sembra un po' troppo forte. Quanti danni gli hai fatto? No, gli ha tolto 4 punti. Ah, quello è troppo forte. È troppo. Minchia, Più che altro mi sono entrati tutti in combo. Sì, ma poi se uno c'ha... Perché quello lì è solo della via della spada, non c'è di base. No, è solo della via della spada. Sì, però è un po' troppo. È tanto, sì. Cazzo, è tutto 4.
E anche a questo che servono i playtest, quindi esatto. Andate su fumblegdr.it/playtest, iscrivetevi al gruppo e poi lasciate dei feedback su Not the End e Monogatari. Sia di Not the End che di Monogatari trovate i PDF gratuiti nel gruppo di playtest da stampare, leggere, giocare, guardare sul tablet, sul computer, giocare, dare feedback, rigiocare, ridare feedback, rigiocare, ridare. Divertimento, feedback, tutto così. Esatto. Di Not the End finora sono stati pubblicati l'introduzione, creare e giocare gli eroi e tutti i valori. Quindi mancano i due capitoli riguardanti la creazione delle ambientazioni e il condurre il gioco, ma in realtà con un po' di inventiva, se avete capito come girano le cose, già con questi tre potete improvvisare almeno una one shot, qualche giocata di prova senza problemi. E ricordate che Not the End si può giocare anche con il Mikado al cioccolato e il cioccolato bianco. E li mangi. Li mettete in una scatola, li mischiate. È un po' un misto di Not the End e Clotos, perché ogni volta che ne tiri fuori uno lo consumi. Esatto. È un hack. Ok, tira fuori. Esatto. Tre sciaguri, no! Quando li hai consumati tutti, i figli del destino sono finiti e tu sei ricoverato al hospital. Con me come narratore non potresti giocare in questo modo, perché non ci sarebbero token da estrarre. No, perché uno li mette dentro, fa così, li estrae e non ce ne sono più. Esatto. Ma è fallito. Sventura. Però se estrai tre Mikado neri, li puoi dare al master... E non succede nulla. Esatto, stranamente non succede nulla. Invece che avere delle sciagure non succede nulla. Se fai in tempo a estrarli, sì. Oh, comunque di Clotos, cioè barra Monogatari, mi stupisce sempre come vedi dei poteri e dici, ma avrò delle situazioni di gioco in cui usarli. Tanto che io ho scelto la geisha a caso, ho detto, ma mi servirà, o alla fine li usi tutti. Sì. Bellissimo. A me l'unica cosa che non sono mai riuscito a fare, anche usando il cantastorie ormai praticamente sempre, perché purtroppo facendo one shot ci vorrebbero 3-4 sessioni, e oggi speravo... In Monogatari invece sono molto più utilizzabili, perché hai solo tre ferite. Perché io avevo quella di... se vado a zero e non sono l'ultimo rimasto, posso spiegare come in realtà non sono andato a zero e tornare dopo due turni, e qua era chiaramente il tronco di legno nei vestiti. Chiaramente. E l'altra che invece quando cade un altro, io posso dirgli no, non senti così male. Certo. Che però negli one shot è difficile da usare, soprattutto in Clotos, invece in Monogatari è molto più semplice. Anche negli one shot comunque c'hai tre ferite, lui ne aveva già prese due praticamente. Durante un playtest di Clotos, o forse era una demo a qualche fiera, non ricordo, era una specie di Seven Sea e qualcuno è finito in mare. O forse era... Ah no, è nostro, con la Fenice. Sì, con la Fenice. Tu l'avevi usato. Sì, una volta. Tu l'hai caduto in mare. Sì, è vedi, vero. No, tu l'avevi usato, allora. Sì. Vedi. E allora, di che ti lamenti? L'hai pure usato, cazzo vuoi. Andate a comprare Clotos, lo potete trovare su fumblegdr.it/shop, lo potete... Niente, un bicchiere deve cadere sempre. Però era vuoto. I'm playing. fumblegdr.it/shop, sulla nostra pagina Facebook, lo potete trovare nei vostri negozi preferiti di giochi, se non ce l'hanno picchiateli e fateglielo comprare. Però ditegli, non sei più il mio preferito, prendi questo. Bastardo. Questo. Esatto, in più un'ottima idea. Scusa. Lo convinci, sì. Dite a questo negozio che se è in una zona raggiungibile ci scriva e cerchiamo di organizzare una demo di Clotos, di Not the End, di Gattai, di qualche cos'altro. Yes. Bastardi. Monogatari lo trovate nel gruppo di playtest. Settimana prossima giochiamo a First Kings, primi re. Andate a vedere il Kickstarter. Esatto, il Kickstarter era al 70% oggi. Molto bene. Quindi... Se volete giocare con noi il 22 giugno. Prima del 22 giugno c'è il 15 giugno. Prima del 15 giugno però c'è il 19 maggio. Il 15 giugno è qua a Milano. Il 15 giugno è qua a Milano. Il 19 maggio è qua a Milano. Il 22 giugno invece è anche dalla Polonia. Pure dalla Norvegia, da cui ci stava ascoltando prima Paolo. E se invece siete in Culonia e potete partecipare solo il 22, iscrivetevi a Loot. Che stiamo giocando, ci sono già due nuove persone che hanno iniziato, quindi tranquillamente potete venire, se trovate la pagina Facebook, guardate, sarete confusissimi, ma poi nel gruppo Telegram vi spieghiamo tutto, che è semplice. Yes. Ma poi tanto stiamo per abbandonare Facebook in onore, esatto, del sito fumblegdr.it, dove ci sono i gruppi che stiamo mettendo a posto. Molto bene. Evviva
famogdr.it, QWERTY.it è il network di questa trasmissione. Ci trovate su Spreaker, Spotify, YouTube, Facebook, iTunes, Google Podcast e anche probabilmente lo Sputnik. Sì, anche probabilmente lo Sputnik. Tra l'altro anche su Alexa, perché se hai podcast puoi leggerli. Quindi... Assolutamente sì. Tra l'altro da oggi i podcast vengono indicizzati da Google come podcast, quindi se iniziate a scrivere Fumble vi vengono fuori gli episodi di Fumble. Quasi 300. Cioè, 15 pagine. Li potete occupare lo spazio, no? Assolutamente. Allora. Seguite e prima o poi supereremo... Il vuoto. Lo spazio. Prima o poi supereremo che cerchi Fumble senza Fumble GDR trovi principalmente anche le cose di football americano, no? È vero. Ma tra poco ne parleremo più noi. Sì, anche perché quest'anno Lucca Comics oggi ha messo fuori la locandina molto bella di Lucca Comics 2019. Si parla di Cyberpunk e Giappone. Quindi più a tema di ecco, così. Manca l'hack di Cyberpunk. Di no, perché in realtà c'è anche sto lavorando. In preparazione lo proveremo il presto. Ragno. Lo proveremo presto su Fumble. In realtà nell'hack di Cyberpunk è coinvolto anche Jacopo Colò. Oh, oh mio Dio, quindi i personaggi a creazione fanno cagare. Peraltro la, sì, prossima, certo, la prossima volta che tutti c'è... uno costituzione. Allora, puoi giocare a Clodo, sai, 3 punti da distribuire su 6 statistiche. Però, non pu- però puoi mettere al massimo 0,5 punti a statistica. Allora, ma come faccio quando vado da 6 a fare 7? Si arrotonda per difetto, mi spiace. Il master ti darà un oggetto magico che ti alza le statistiche la prima sessione. Però è Cyberpunk e quindi non esiste. Sapete che la prima volta che abbiamo fatto provare No The End abbiamo fatto qualcosa a tema fantasy, la seconda volta tema Star Wars, la prossima volta facciamo giocare una roba a tema Cyberpunk. E comunque il 22 potete trovare No The End, Monogatari e... la perversione di Clotos. lo masterizzo io. Ancora non ho capito le regole. Ci giochiamo da bene. Ma non perché è difficile. Siamo messi bene. Sono due. Ho un'idea. Dategli degli antibiotici scaduti. Forse funzionano anche quelli. Ce li ho ancora a casa. Ottimo. Potete guardare. Ci teniamo in contatto. Ci sentiamo settimana prossima. Buonanotte. Buonanotte. Senti i busci.